lo scambio FT arriva sul fondo, prova a mettere in mezzo Friendrop controlla dentro da reteghi! Tutti lo aspettano a lui, bastano poco più di 30 secondi per giustificare l'attesa. Palla dentro per Bosques che fa 2 a 2 di testa il messicano livella la partita. Gudmundson è partito, non lo tengono. Allora lui va verso l'area. Ancora Gudmundsson, si guarda intorno. Gudmundsson! Fa tutto da solo, fino al capolinea, fino al 3-2. a Gudmundsson. Largo per FT che ha visto Reteghi. Reteghi, Arriva sì, la doppietta di Matteo Retteghi, Gudmundson dalla bandierina a cercare l'inserimento di testa, Cagliode anticipa poi Artur fuori, Frendrup prova a reinserire in aria il controllo da parte di Bilaschi. ha segnato il Genoa che prova a riaprirla, lancio lungo per Goodmanson, la mette giù per sfidare Lazzari, lato corto, Goodmonson avanza, mette il cross, Casale di testa, poi Frendrup calcia, Provedel, Reteghi avanti il Genoa. Con il primo gol del Ciapita anche in campionato. Gudmundsson primo palo, l'anticipo e poi il gol. Ha segnato Bani. 1-0 al quarantesimo. Il Genoa la sblocca da calcio d'angolo. Gudmundsson all'indietro. Martina cerca il traversone. Dentro esce Merete un po' in difficoltà. Strothman, palla a terra, Retteghi! Retteghi! Ha raddoppiato il Genoa! Retteghi! Ancora Spinazzola, Padel. Goodmundson non controlla, Strothman in area per Goodmanson! Goodmundson Il Genoa E già davanti! Goodmanson ha gran controllo, dribbla ancora Goodmundson, li salta tutti! Poi apre per Torsby in area. Reteghi. La scarica in porta. Matteo Reteghi. 2 a 1 Genoa! Palla alta. Dragucin. Sotto porta. Torsby per fare 3 a 1. Frendrup. Sguardo in area a cross basso. Messias. Poker del Genoa. Qui Silvestri sbaglia tutto, c'è spazio per Goodmunson a zona tiro. Goodmunson, Genoa in vantaggio al quattordicesimo, un missile di Goodmunson. Malinowski, lancio lungo da parte dell'ex Atalantino a cercare lo scatto di Reteghi, è buono il controllo, è bravo poi a tenerla. Goodmunson in aria, Goodmunson punta Christensen, prova la conclusione e trova il gol del 2-1. a Questa volta è tutto buono il Genoa. Passa in vantaggio, doppietta di Gudmundsson, Malinowski, verticale, Gudmundsson, ora spazio, Gudmundsson, dribbling, Gudmundsson, il talento smisurato di Albert Gudmundsson. Prova a reagire il Genoa con Maturro, Aps, discesa, appoggio buono. Poi scarico di Puskas per Ops, gol splendido di Ops. Ops lascia lì su Strottmann, padel, Malinowski, gran palla, Goodmunson, l'oro del Genoa è sempre Albert Goodmunson. Il cross dentro, sbaglia l'intervento Goldaniga, Goodmunson, la pareggiata. Le... Sabelli con l'esterno verso il centro dell'area di rigore, Gudmundsson mette un po' in difficoltà la difesa dell'Ellas. Poi Draguzin, fortissimo al volo, e avanti il Genoa. Pushkas si muove bene. Poi Malinowski, gol meraviglioso di Ruslan. Malinowski, Messias. Non calcia, Badel. Respinto il suo destro, non è finita. Malinowski con sinistro, ancora da fuori. Ci ha preso gusto Ruz. Sabelli e Kuban. Eccolo il primo pallone, lo gestisce bene. Poi lo gioca centrale. Malinowski, Frendrup, gestita in maniera un po' frettolosa. Questa palla, Frendrup ancora dentro. E Kuban il controllo di testa. Gudmundsson, ha pareggiato il Genoa Albert Gudmundsson. Va Gudmundsson! Ha pareggiato il Genoa con il secondo gol consecutivo di Malinowski con l'esterno. Tacco di Gudmundsson. Ekuban tocca di punta, anticipa Elice più veloce. Ekuban è andato, punta all'aria. Ekuban! 2 a 1! Rimonta Genoa a 3 minuti dal novantesimo. Gudmundsson! Verso Draghugin! Radu Dragucin, 1 a 1, va Gudmundsson, anche su punizione Albert Gudmundsson. Avanza ancora Gudmundsson, sponda di Reteghi, Badel, si chiude il triangolo. Reteghi, torna a segnare, rompe il digiuno Matteo Reteghi. Fischi della recchi, va Goodmusson, intuisce ciò, ma non basta, Albert Goodmusson va Gutmundson traversa riga Retteghi arriva prima di tutti torna a segnare di fronte alla sua gente, non lo faceva dal 28 settembre, Gutmundson tacco per Ekuban che ha spazio larghissimo e solissimo Vasquez, sinistro deviato traversa Reteghi. Ekuban si regala una Polaroid da non scordarsi Strotman, Malinowski Avanza palla al piede, scambia con Badel che chiude il triangolo Malinowski. Ha pareggiato il Genoa. Al 51esimo il gol dell'ex di Malinowski. Tocco largo di Reteghi. Break del Genoa. Messias. Accompagna Goodmanson palla interna. Reteghi, tocco di Nathan. Jeffred Drupa! Vantaggio del Genoa. Minuto 47. <tossi> Buonasera, buonasera a tutti. Direttamente dal canale Area Genoa sta per iniziare ora il programma. Quindi restate incolmati alla sedie, restate incolmati ai monitor e seguitelo fino alla fine, mi raccomando. Faccia il fone! è tutto molto bello. Buonasera, voi adesso dite: Ma non ti vediamo! Non è la... Non c'hai la cam. È vero o no? Eccomi. Ragazzi, vi posso... Come? Lo reagio... Phil, che cazzo stai dicendo? Eh, ho messo oggi il gol di Frendrup, sto andando avanti. Un Po' per volta. Non c'era fino a ieri, oggi c'è il gol di Frendrup a Napoli. Ragazzi, veramente... Aspetta. Marco, veramente... <ride> Pensi ancora che perché non c'è la matematica possiamo avere dei problemi. <ride> Dai su ragazzi, è eh, da gennaio, dicembre che siamo salvi. Dai su, fate i bravi, forza. Come va ragazzi? Io lo so. Mm, eh sì, piano piano, Phil, quando c'ho un po' di tempo. Ero nell'intervallo di Genoa-Verona, anzi Verona-Genoa, ho detto, eh, vabbè, mi metto lì, ne metto un altro. E quindi ho tolto i due gol di Modena dell'anno scorso, 25 ⁇ giornata, ho messo... 25 giornata Napoli Geno ma sì che si goda francamente Fede ti dico la verità eh, a me del Verona me ne frega un cazzo detto proprio tra amici quindi eh, a me interessa che abbiamo vinto ciao Anna buonasera ciao, è tornata la mitica Anna e, e quindi proprio francamente che sia Verona Cagliari Salernitana Sassuolo chi sei non mi interessa Ciao, oggi tre punti arrivati in modo fondamentale, a 38 raggiunti, soprattutto per la vittoria del Cagliari sull'Atalanta. Anche se non è stata una nostra migliore prestazione, adesso si possono puntare 43-46 punti per arrivare a fine campionato, buttarci a 11 decimo in classifica. Con oggi, comunque, penso che la lotta salvezza raggiunto a più 8 dal Cagliari, 13 in classifica e 13, ma vabbè, ma eh, io penso che la, la salvezza non, non, sia, non, non ci sia nessun dubbio sulla salvezza. Ormai, ciao, ciao, Chiara, intanto. Contro Sassuolo e Verona è legittimo godere. Io più col Sassuolo che con il Verona, ti devo dire la verità. Però. Onesti, ragazzi. Allora. Perché non è mica tutta rosa e fiori, eh? Cioè, noi. Raga... Ciao Ale. Come va? Intendo Ale Torrazza. Ehm, non è tutta rosa e fiori, eh? Perché. Eh, sì, Anna, quello è importantissimo, abbiamo vinto e dobbiamo festeggiare. E siamo a 38, ormai pff, ci godiamo questo fine campionato in scioltezza proprio. Però non c'è mica tutto da essere contenti su certe cose. Io, io so già che leggerò i commenti, io lo so, e, mi senti, e, senti, e leggerò i commenti che Martinez è un, un portiere di merda e tutte queste cose qua. Me lo sento già, lo sento già colare, io lo so già. E... però sicuramente ciao Mauri sicuramente non ci sarà nessuno che dirà che quel gol ho capito Marco ha sbagliato però fammi finire però nessuno dirà perché nessuno tiene conto che quel gol l'abbiamo preso perché Gudmundsson ha sbagliato un passaggio di 5 metri neanche di 80 metri da un... una parte all'altra del campo no? Ehm... Ha sbagliato quel passaggio. Questi sono partiti in contropiede. Noi sappiamo come gioca il Geno, ragazzi. Ehm, Martinez, io ri eh, ripeto, ha fatto una mezza capellata, però eh, Martinez, se voi sapete, cioè io non so poi chi va allo stadio di voi, io ci vado allo stadio, quindi li vedo anche quando non abbiamo la palla, quindi guardo anche il resto, no? Non dove c'è solo la palla. Ehm, è... Un difensore aggiunto, Martinez è sempre stato un, 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 un difensore aggiunto. Ehm... Quindi lui sta sempre praticamente al limite dell'area. Tu stai attaccando, va bene? Appunto, Ale, ti ricordi no che te l'ho scritto, che l'ha <ride> messa a posto lui. Eh, lui è lì. Stiamo attaccando, va bene? Non ti immagineresti mai che Albert sbaglia un passaggio di 5 metri, non te l'aspetteresti mai. Questo qua è intervenuto, ha fatto un lancio a tagliare verso Bonazzoli. Ormai Martinez era lì, cosa poteva fare? Ora, riflessi un po' più pronti, magari a retri, invece di andarli ancora più incontro. No, però avrà provato a dire, lo provo a anticipare, non lo so cosa ha provato a fare. E questo l'ha saltata, ha fatto gol. Quindi vogliamo dare il col, il col, la colpa a Martinez? Va bene, ma diamo la colpa anche ad Albert. Che poi Albert abbia rimesso a posto facendo gol e nessuno... un gol abbastanza semplice, però almeno c'era è, 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 è da tenere conto. Però, ragazzi, questo non è Gudmundson che io mi aspetto. Cioè, nel senso, tanto di cappello, ragazzi, ecco infatti chi è che dice qua? Anche, anche Gudmundson oggi male, fede. Tanto di cappello che abbiamo Gudmundson, perché ragazzi, 12 gol, tutto quello che vogliamo, e io sono contentissimo, ci mancherebbe altro. Però, Cristo Santo, io da lui mi aspetto molto di più. Cioè, comunque ha toccato quattro palle. Eh, ripeto, tanto di cappello, lode a Gudmundson e spero che rimanga da noi invece di essere venduto. Però io credo che prima di condannare gli altri condanniamo tutti quindi partiamo, ciao Ludo, partiamo da eh, Gudmundsson che ha sbagliato il passaggio il lancio di quell'altro, eh, Bani si è fatto trovare un po' impreparato Martinez che era lì in mezzo ai coglioni cioè non prendiamo sempre perché adesso come ho scritto a mio amico Nicolò Novello gli ho detto eh però noi difendiamo Albert a prescindere cioè comunque qualsiasi cosa Albert non è mai un problema ripeto, tanto di cappello spero che Albert rimanga vita a vita, noi lo spero perché è veramente un fenomeno per noi, però Cristo io mi tengo anche a Martinez perché ha, oggi ha fatto due o tre interventi in uscita sulla testa degli avversari che ha, ha, anche lui ha rimesso a posto il mezzo casino che hanno fatto, quindi ripeto abbiamo vinto, godiamo, stiamo allegri e sono contento eh, aspetta, 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 aspetta Chiara eh, perché era un attimo lanciato, aspetta. Un umiltà che Albert ha da mettere a fine partita che non è stata una partita bella. Non ha giocato la sua partita peggiore. Infine che ha detto che gol aiuta sempre. Che umiltà a questo ragazzo. A riconoscere i propri sbagli. E Tosbi, che gol sta facendo che miracolo di Montipo, veramente. No, no, chiara, vero. Ma io infatti Albert è da, è da riconoscere perché comunque è, è un professionista, vero. Cioè questo ragazzi... Eh... No, Lupo, porca Eva. Allora, io vorrei... Cercare di farvi capire che non ce l'ho con Goldmundson. Va bene? Io non ce l'ho con lui. Partiamo da questo presupposto. Spero che rimanga da noi per sempre. Va bene? Ok. A me da fastidio, invece, è il contrario, che eh, è sempre colpa di tutti gli altri, non è mai, non è mai colpa di Goldmundson. Ma non perché io capisco che è il nostro miglior calciatore. Ecco, che sfiga Vasquez e che fortuna Ekuban. Ekuban ha avuto un culo, ragazzi. Abbia. Scusa. Avete. Spalato merda su Vasquez per mesi a giugno. Spalato merda che Vasquez anche oggi migliore in campo, ragazzi. Cioè, potete dire tutto quello che volete. Ragazzi, guardate Vasquez come gioca. E Vasquez è un umile difensore messicano. Cioè, ok? Quindi, io quello che voglio dire è... Va bene, Martinez ha sbagliato, Bani ha sbagliato. Ma, ha, porca troia, ha sbagliato anche Gudmundsson, eh? Gudmundsen non è estraneo da errori come giustamente avete detto voi qualcuno è eh, lupo che dice anche quare lea uno delle pause nessuno lo nega ma a me dà fastidio questo a prescindere è sempre colpa degli altri non è mai colpa di gudmundson ripeto per la 170 miliardesima volta così evitate commenti strani lode a gudmundson speriamo rimanga al genoa tutta la vita ripeto questo perché io lo amo però, se fa la capellata, l'ha fa, fatta anche lui. Eh, ragazzi, eh, infatti, se vedete quando hanno fatto vedere il replay, che l'hanno fatto vedere da dietro. Good non si è messo le mani nei capelli. Perché lui è davvero professionista, vero campione che è, ha capito la puttanata che ha fatto. Ha capito la puttanata che ha fatto. Quindi, io quello che, che, che spero. Eviterò magari di leggere, ma quello che spero è che non si, dia la, non si dia veramente la colpa totale del gol preso a Martinez, perché io lo so già che funziona così, lo so, la colpa è di Martinez. Quindi, ciao Italian, Vasquez oggi 12 in pagella, forse un pelo più fisico altro che Dragosin, ragazzi ma Vasquez è pazzesco, oggi bene pure dei tors, mi è piaciuto anche a me, ha perso una palla eh, sulla fascia là, porca gli ha corso dietro, l'ha preso, si è ripreso la palla, se l'ha riportata via, grandissimo. Che partitaccia e che gran culo che abbiamo avuto. Per una volta siamo noi ad aver strappato punti importanti, meritatamente. Quindi questa è stata godereccia. Sì, assolutamente. Non tutti hanno spalato merda. A Vasquez, per fortuna. Sì, vabbè, ludo. Anche Albert ha ammesso di aver giocato male. Infatti, infatti, ma io ripeto: io infatti non ce l'ho con Albert in sé. Io ce l'ho già, lo so già. Con i commenti che escono fuori, perché usciranno fuori. Eh, beh, lì, ma sto portiere di merda. Perché io lo so già. Io lo so già, sto portiere di merda. Ma meno male che c'è Martinez, ragazzi. Meno male. Ho sentito nell'intervallo. Eh, io dico, poi è meglio che in un, in certe cose non le sento. Che abbiamo dato via eh, Obelin Come cazzo, si chiamava quello dell'anno scorso nostro? Il secondo portiere. Dai, ricordatemi un po'. Dai, non mi ricordo. Che abbiamo dato via lui. Perché come si fa con un portiere così? Cioè, vi rendete conto, felice. Solo per il risultato. Stavolta ci è andato tutto bene. come un gol di culo. Sempre. Bravo, bravo, Kevin attaccante del fuorigioco col belino in fuori, Guarda, quello ci ha dato di culo, eh. Perché. Aveva il ginocchio e la punta del piede in fuorigioco Quindi vabbè. Ho letto un articolo di Milan News 24: La allora, Tottenham ha quasi chiuso col Genoa e Spence non ha convinto il Genoa. Uh, più Inter per Good, ci vogliono dare Zanotti Se, sì, vabbè. Per Good, sì, 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 ok. Ciao, 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 non diamo retta ai commenti imbecilli. Solo i morti non sbagliano, bravo. Ma lo scorpione di Albert per spazzare è clamo. Sì, 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 sì. sì. Ma io, cioè, Vasquez è già un po' che si vede che sta avendo una crescita esponenziale. Sempre, sempre. Gila sul gol di Albert, esultato peggio che un tifoso mai visto esultare in quella maniera. Adesso in settimana voglio il rinnovo o al massimo prossima settimana. Per me, Martinez è fortissimo, però stavolta non me la sento difenderlo. Quando sbaglia, sbaglia. Io ti ripeto: Seriana. Purtroppo, purtroppo non ero Damiano, non era Verona quindi. Oh, ciao Twitch. Twitch, Twitch 2010 YouTube. Io non ero a Verona, quindi non posso vedere come era piazzato Martinez. Ma io sono convinto per come giocano loro. Che sia più il discorso che vi ho fatto prima. Che lui gioca sempre al limite dell'area, nessuno si aspettava l'errore di Gudmundson, Questi hanno lanciato in contropiede, gli è andata bene che Bani ha dormito, eh, Bonazzoli ha ricevuto pala e ha fatto presto a saltare Martinez che si è trovato lì. Io ripeto, eh... Se voglio dare una colpa, mh, ci posso mettere, dai, 33, 33, 33 eh? di percentuali di errori, però. Belin, per una volta che ci gira bene sembra che ci sia fessito roba da pazzi. No, no, ma infatti non si sta discutendo. Eh, io, benissimo sono contento, quindi, cazzo dici. Però eh, vorrei evitare invece i commenti che verranno fuori su Martinez, è questo. Oggi è entrato bene Boinen, sì, molto bene. Se riesce a farlo girare bene, potrebbe essere anche una bella soluzione al posto di, di Badel, eh, perché è un po', Badel è un po' sulle gambe. Martinez è bravo, ci salva sempre, può sbagliare anche lui come tutti, bravo. Girardino non sarà il prossimo allenatore del Geno, avrebbe già firmato, lo dico da tre mesi. E io invece penso che la pensa che la penso al contrario, sculli. Io credo che invece ha già firmato, cioè sono già tutti fatti. Eh, poi glielo menano sempre, ciao Lu, e, e lui si incazza, però secondo me, boh. Poi, ehm, ma cosa dice questo? Martinez è bravo, ci salva sempre. Può sbagliare anche lui come tutti. Poi ci spieghi Marco perché, che problema c'ha con, con la grammatica. Sempre un po' strano, eh Marco? Gira da carattere alla squadra sarebbe una grande perdita. Apro un scenario. uno scenario. L'Atalanta non va in Champions, Si libera un certo allenatore. Che si fa? Si rinnova il gira e tutti contenti lo stesso? Eh! <ride> Io gira me lo terrei Poi, mi ha stupito il nome Spence all'inizio, ma sai, punta, crede su cosa? Su... Uh! su... su Sabellao e quindi non lo, non lo mette. Poi, quindi è può rinnovare con adeguamento? Non credo. Io penso che <ride> Nasce spero di... Cioè, non lo so. Ragazzi, le notizie sui noi lasciamo il tempo che trovano, sì, sì, sì. Ma che è firmato già? Dai, vedrai. Vedremo, vedremo, vedremo. Non te la premo. Martinez è un gran portiere. Andatevi a guardare le binate che hanno fatto altri portieri anche internazionali. Madonna. Radu ha fatto perdere uno scudetto all'Inter. Eh. Cagliari ha vinto con Atalanta. È giusto per voi aver vinto a Verona. Gira per me. Formà è firmato. La prossima partita è in caso. Al massimo quella dopo verrà ufficializzato il rinnovo. Poi, eh, secondo me è già. È Gila che fa rendere bene i giocatori. Bani prima di Gila non era scarso, ma sicuramente peggio di adesso. Vasquez è migliorato clamorosamente. Alcuni si lamentano di Gila, ma non so il motivo. Eh, perché comunque, Phil, noi brontoliamo a prescindere. E quindi... Secondo i giornalisti, Genova dovrebbe dare via Goodmundson, Friend, un e Gilardino. Ma secondo voi è davvero possibile? No, impossibile. Dai, cioè io non posso pensare che una squadra, una società come il Genoa dia via 1, 2, 3, 4 persone così, impossibile dai su darei più spazio a Boinen, Badel ormai ha fatto il suo ma secondo me cominceremo eh, a fare un po' di esperimenti, vedrete pure con Gudmundsson si vende una contropartita nel Psema quella che era uscita con Carboni ragazzi, ho riso per una settimana secondo me aspettano la salvezza matematica per annunciare il rinnovo del Gila eh, ho capito Nash, beh, cioè, cioè, che cazzo aspettiamo, ormai siamo strasalvi eh, secondo me la quota salvezza è 35. Quindi, poi Gian Dimitri ha detto che in live che collaborerà con Galba per la lanterna. Ah, fa piacere per loro. Sabellao, il romano brasiliano, che a parte non è manco di Roma, è di Bari. Almeno era al Bari. Quindi, Gunnusson andrà in premio per 30 milioni, non all'Inter. Io penso che se andrà via, sì. Penso che se va via dal Genoa non va in Italia, perché in Italia non ci sono gli sghei per poterlo portare via. Ma chi si può. Cioè, questo io penso che come sta andando di nuovo, ah, è di Roma, ok. E eh... Eh, la Madonna. Eh. Ce la faccio. Dicevo. Mm... Il um... Io credo che non bastino 30 milioni perché questo ha fatto 12 gol. Mancano 7 partite, qualche golletto lo può ancora mettere su. E io, secondo me, almeno 40 ci vorranno. Eh. Siamo a più 13, siamo salvi. Beh, per me, Good va via tra 40 e 50, compresi bonus. Appunto, lo penso anch'io. Mai, sai che cosa Spence è svogliato: è molto insofferente. Questo è il più grosso limite, per quello non giocava neanche in Championship. Io non lo prenderei mai. Ma. Io l'ho visto fare oggi una progressione con una palla che ormai era fuori, che boh, io prima di darlo via, vabbè. Vasquez, enesima traversa, prima della fine del campionato riuscirà a buttarla dentro e poi c'era chi diceva pezzo di merda perché è andata a Cremonese, ma ringraziamo che è tornato veramente e che grande è. Io guarda, eh, lo sentivo oggi telecronaca, adesso è il primo giocatore in Serie A come numero di pali, era insieme a un altro, oggi l'ha superato, quindi ovviamente... Vogliacco è del sud. Mi pare che venga dalla Puglia. Sì, Vogliacco è Puglia. Però so che Coso. Sabelli ha giocato a Bari. Perché se vi ricordate, l'anno scorso ha fatto gol col Bari. a ritorno non ha esultato. Quindi, difensore sta diventando. Retechi, secondo me l'anno prossimo, se rimane, farà tanti gol perché è in miglioramento. Credo anch'io. E ci salviamo, ci salviamo, vabbè. sì Marco, no, dai ragazzi, perché dare via Goodmanson per cash? Quando puoi prendere un. <ride> quando l'hai visto quel video che ho messo? Che ho messo io che l'unico Carboni che conosco è quello che canta. <ride> Grazie, patata, ciao. Certo, atleticamente è il mostro rispetto ai tipi di calciatori a cui siamo abituati. Il grande Vasquez, il record che preferisco non avere, ho capito, però ragazzi, questo qua difende, eh, fa gioco, attacca. Io ripeto questo, E eh, vedi che Sabella è pugliese, ma a eh, me, me pareva, cioè, però... Boh, e dicevo, eh, ragazzi, questo è veramente un giocatore, ma meno male che non ce lo caga nessuno, che ce lo teniamo noi, ragazzi. Ecco già, se devo dirvi la verità, oggi non è che mi abbia brillato e cioè, così tanto il The Winter. Eh, non lo so, anche il gol che abbiamo preso quello che poi fortunatamente è stato annullato se l'ha un po' menacchiata lì in mezzo all'area e deve ancora crescere tanto però ecco lui forse quella cosetta in meno Sì, da infarto oggi, minchia che patema Deja fa entrare ospita a Verona <ride> glielo volete menare veli. non è di Roma, guarda su Google secondo me dovremmo comprare un centrale alto e forte fisicamente per far riposare Bani anche perché Bani, anche lui comincia un po' Si è cresciuto nel Giovane del Bari e in teoria c'era Cittadini che poteva servire per la, alla, alla causa. Però Cittadini, purtroppo, adesso è di nuovo rotto, cioè non è disponibile. Quindi. Sì, bravo eh, Gila. Lo possiamo mettere perché l'ho visto. Così lo mettiamo. E... Oggi ho messo in mezzo su Messias perché devi chiudere. Belin, eh, vabbè, ho capito, però ha fatto una bella partita e su questo siamo d'accordo. Ma se fa un gol così, ragazzi, cioè hai visto che ha provato lo scavetto alla Totti eh, questo tinitelo lì buono, va, 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 va va, che questo va bene, questo va bene teniamoci Messias lunga vita The Winter discontinuo, abbiamo perso qualche partita per demerito suo la proprietà del Geno è nei casini, sì, sì, sì eh, è pugliese abbiamo capito, non c'è nessun, nessun casino, non date retta ai giornali ragazzi date retta a me, non date retta a nessun giornale quando le cose, almeno io sono, ho imparato una roba, eh, prima di credere ehm, a, ai giornali, cioè a quello che succederà, lo voglio veramente che sia successo, eh, che vadano a dire tutto quello che vogliono dei giocatori, dei, le, delle dirigenze, di tutto quello che volete, francamente, frega un cazzo. Messia è il vero sostituto di Good, e finalmente avremo una vera seconda punta, vero? Peccato per Messia, ci speravo in un suo gol anch'io. Io mi riferivo all'azione di contropiede, per il resto, ottima partita, forza. Gia, nato a Roma, sarebbe cresciuto a Bani, ma è nato a Roma. Vabbè, ok, Sabelli è lo stesso, dai. È un pugliese laziale. Mi piace questa, Pugli Laz, Pugli Laz, è un Pugli Laz. Tanto preparo Gila, che ce lo ascoltiamo un attimo, eh, così vediamo un po'. Ma okay. che c'è il tizio e così sentiamo cosa dice Gila. Quanto dura? Dieci minuti, facciamo anche presto. Poi aspettate, eh. Obelin. Ok. Là. Così ce l'ho pronta. Poi mi mm... El Gila, sono un po' più affidabili ai giornalisti singoli come Schira e altra gente, i titoli giornali bravo io apprezzo più quei giocatori freelance, eh, giocatori giornalisti freelance perché almeno sanno il fatto loro e non possono dire puttanate perché si sputtanano e quindi su di loro ci si, si può contare, io Schira lo seguo perché secondo me è bravo e, e quindi loro ha un senso, i giornali in generale, spero in un cambio se, chissà se gli avranno chiesto il contratto ora ascoltiamo spero in un cambio mi spiace ma no, Vader fa tre partite buone dice da un fantasma ragazzi il meschinetto non ce la fa neanche più eh. cioè mettiamoci in quest'ottica qua eh. poi spero in un cambio mi dispiace ok solo chi non capisce di un cazzo di calcio non vede un Vasquez fenomeno io guarda me, me lo ricordavo già la, due anni fa poi è andata a Cremona e vabbè tutto quello che vogliamo quando è tornato ha fatto le prime due amichevole e ha detto minchia, ma ragazzi, questa è diventata ancora più forte. Tutti, che merda Bellini, ma che cazzo ci sta a fare qua? Beh, ha voluto andare alla Cremonese, ha voluto qua, ha voluto là. Meno male che è rimasto, meno male. Minchia che ansia che siete, la maggior parte dei tifosi genani siete salvi a otto giornate. Alla fine c'è gente che si lamenta, allora sti generi di tifosi si mettono 71 senza progetto e né una squadra di calcio, soprattutto a partire fino all'ultimo minuto e l'ultima partita che il mercato ci porti un buon regista, un difensore, Vasquez è forte, gira. Tenuto duro, hai lasciato giocare la squadra, sei ripartito, ma la squadra ha cambiato atteggiamento, cioè aveva un'energia diversa che probabilmente tu gli hai, gli hai cambiato nel corso del primo tempo. Beh, innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi e alla squadra perché per ribaltare una partita del genere in un campo come questo non è così semplice, così scontato come magari qualcuno può pensare, abbiamo fatto qualcosa di veramente straordinario oggi. E, mh, credo che dal 25 del primo tempo, quando abbiamo cambiato qualcosina a livello tattico, soprattutto in fase difensiva, che siamo partiti... A... Ma ragazzi, ma guardate un po' dove siamo. Guarda, guarda. Dodicesimi, 38, a 8 punti dalla tredicesima e a 4 dal Monza. E ora? E ora, grazie Patata. Sei top 5 mesi, grazie Patata. E ora il Monza è lì. 4 punti è lì. Ora non succederà. Perché non succederà. Ma se per sbaglio andiamo anche sopra al Monza, ragazzi. Io non dicevo niente contro Basket. Pinuccio, se grifoni nel mondo. Gila perde sempre più capelli. Io però, come ha risultato oggi Gila, ragazzi, non, no, me lo ricordo anche per il gol di Ecuban che aveva fatto a Sassuolo, uguale. Poi, per Gila comunque ogni volta che si vince, per lui è sempre tutto straordinario. Hai scordato il Real quando hai per È vero, 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 scusa, 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 scusa. Stavolta lo cambio, il Bayern Monza. <ride> Così faccio contento Marco che il, ba... il mio Bayern ha perso ieri. Io vorrei solo una roba, vincere con la Fiorentina. Io, patata, ti dico la verità. Eh, vero, vorrei vincere con la Fiorentina perché lo sappiamo. Però me ne sbatto i coglioni. Cioè, io penso che ci andrei in ciabatte a dire, voi vi dovete giocare qualcosa, noi non ci giochiamo un cazzo, ci va... ti rompo i coglioni fino alla nausea, non ti faccio far niente. Io ci andrei proprio... Uh! I casini li avete nella testa. Io voglio vincere a Firenze. Godo, grazie Già per la notizia. Eh sì, appunto. Dai, andiamo avanti con Gila. A 5 abbiamo poi cambiato, abbiamo lavorato con due linee da 4, lì abbiamo preso in mano la partita, ci sono tante situazioni, anche le sensazioni negli ultimi 15 minuti del primo tempo che ogni volta che arrivavamo nella metà campo avversaria potevamo fargli male, ci è mancato qualcosina, poi però è arrivato nel finale il gol di Ecuador. secondo tempo quello che avevo chiesto alla squadra è di avere coraggio, di avere fiducia, perché c'era la possibilità di, di portarla a casa. E sempre con la massima lucidità e la massima attenzione, perché come abbiamo già visto anche in passato, sono partite anche difficili di interpretazione. Grazie, e invece grazie. i ragazzi sono stati molto bravi oggi, hanno lavorato tutti in maniera eccellente: sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è entrato. E, e ci portiamo a casa questa, questa vittoria importante. Sono tre punti pesanti per la classifica. Abbiamo un buonissimo distacco sulla terzultima. E adesso continuiamo a lavorare. Senti, concludo solo con una battuta, poi do la, la parola ai, ai colleghi. La battuta sarà, ma il contratto l'hai firmato? Hai firmato il contratto? Aspetta, vi leggo due commenti prima. Poi, io voglio iniziare a finire. Ok, mi sta più sulle balle la Fiorentina che la Samp. No, a me, per esempio, il Napoli. Poi, ok, mai grazie, ma soprattutto è stata una partita gagliarda. Andiamo avanti. Sei salvo oggi. Ancora credi che pubblicare... Come ho detto, tanti punti sulla terz'ultima: eh, c'è necessità e bisogno di, di avere obiettivi quotidiani, obiettivi partita dopo partita. Andiamo ad affrontare adesso due squadre forti come la Fiorentina e la Lazio. Quindi, questi sono, sono stimoli che noi abbiamo, che noi dobbiamo avere sempre. E la volontà è di crescere e la volontà è di confrontarci contro queste squadre. Quindi, questo è indispensabile. Mister, buonasera, buonasera. Giovanni Telenuovo. nuovo. E al netto del fatto che eh, il fuorigioco Mitrovic era fuorigioco, secondo lei è una regola da cambiare questa? Glielo chiedo anche da insomma, ex attaccante, cioè, può un ginocchio avanti sì. rispetto all'avversario essere fuorigioco secondo lei? Bella me? domanda, devo rivedere. Beh ragazzi, eh, su questo è vero, cioè nel senso veramente quando poi hanno fatto eh, il disegno della light technology lì come se Secchiamma... C'era la punta del ginocchio e la punta del piede, oltre ora va bene perché a noi va bene così. Io mi ricordo anche così: era il Sassuolo col Cagliari, mi, mi pare che aveva il tacco del piede, che era oltre. C'è cioè una roba del genere. Così, veramente eh, snaturi, no? eh, un po' il bello. A messa Sant' che purtroppo Gila non rinnova sì che rinnova dobbiamo dare 110 durante la gara va cambiata se regola è una stronzata regola da rivedere dai la sagoma di, con Vasquez che si era arrabbiato a fianco arrabbattato a fianco è vero metti un gap dove c'è un effettivo vantaggio per quello anche secondo me non resta no io secondo me resta alla Juve non avevano annullato un gol per un pollice del piedi fuori gioco per me rinnova ecco eh, è quello cioè il fuorigioco è nato perché tu dovevi fermare un giocatore che approfittava di una situazione, no? Eh, sei X avanti, è chiaro che ti arriva la palla, quello parte da dietro, non è corretto perché a quel punto non avresti più centrocampo perché sarebbero solo giocare pallonate da una parte all'altra. Allora cerchi di tenere le squadre un po' più compatte ammettendo il fuorigioco almeno. Il gioco è un po' più bello. Cioè, se però qua arriviamo, che vantaggio può aver avuto quella? Quel, chi era Mitrovic? Che cazzo era? Quello del Verona di un, di un pezzo di ginocchio rispetto a Vasquez? Non ce n'aveva in più. Sarà battato Vasquez. Cazzo, cioè è caduto. No, eh, grazie, Luca, sei un amico. Non ha senso. Cioè, è veramente una stupidata. È una regola scema. Ora, finché tu mi dici eh, un metro avanti. Ok, cazzo, questo avanti, ma così è veramente ridicola la cosa. Poi è andata bene a noi, va bene. Però secondo me è veramente ridicola. Eh? Scrivimelo già. Gila andrà al Real Monza. Sì, certo. Andiamo avanti con Gila, dai, così sentiamo cosa dice lui del, del regolamento. L'occasione la situazione, eh, però in questo momento con, con il VAR eh, ci sono tante situazioni, tante cose che sono cambiate rispetto al passato. Eh, quindi eh, io credo che... Non era fuori gioco, comunque. Sì, sì, no, no, infatti però magari quando non c'era il VAR eh, magari ci poteva essere un errore individuale da parte a livello umano, ecco, in questo momento qua avendo questo tipo di tecnologia eh, bisogna... Dare modo comunque di, di, di attendere e di valutare. Questa è una cosa importante. Oh ragazzi, aspetta metto un attimo qua, ok. Io vorrei far notare il fondo della classifica. Salernitana, Sassuolo, Frosinone. Vero che non è ancora finito il campionato, verissimo. Però si sta avverando quello che avevo detto io e attenzione io all'inizio avevo messo salernitana verona frosinone quindi ancora anche se il sassuolo l'ho visto l'ho visto peggio eh, perché poi senza l'unico giocatore che ha un senso lì davanti che era berardi eh, avevo tolto il verona perché stava andando bene e avevo messo il sassuolo no Oggi sentivo nelle ultime quattro partite ha fatto tipo 6-7 punti il Verona, cioè si era ben messo ora. O nelle 5-7, vabbè insomma, nelle ultime 5, vabbè. Comunque si era messo bene, no? Chiaro che questa sconfitta di oggi contro di noi la rende molto interessante la faccenda e, e quindi sarò proprio curioso, veramente. Belin Gian, 51 spettatori, traguardo è raggiunto. Bello, Fede, meglio. Comunque, 6 punti con Salernitana, 6 punti con Verona, 3 con Sassuolo. Praticamente metà dei punti fatti solo con le dirette concorrenti. E avete ancora Sassuolo e Cagliari in casa. Quindi, possibili 6 punti assicurati. E diciamo che tanti punti salvezza li abbiamo presi anche con le grandi, eh? Soprattutto con le grandi. Passione Fiorentina dice che il Gila è affascinato. <ride> fantastica Ora appena becco gli Santi glielo chiedo. <ride> Gila è affascinato dalla Fiorentina <ride> bella anche questa come Albert che ci andrebbe a piedi a Firenze <ride> ah, mi hai fatto ridere grazie un momento così hai fatto bene grazie il fondo è un delirio fino al Cagliari nessuno è salvo beh Salernitana è retrocessa con le... non le contare neanche più Gianorani sì sì no vabbè io ti dicevo quello che era eh, abbiamo preso 4 punti con l'Udinese se sì, aspettate andiamo avanti con Gila va, questa mi ha fatto proprio ridere Ogni santi domandi, no, non lo faccio, Albert. Di corsa ci va a Firenze? Avevano detto: sì, 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 di corsa sicuro è, è, perché sicuramente va in una squadra top player. Si gioca lo scudetto, quindi sicuramente va a Firenze. cioè supponiamo che rimanga in Italia, ma secondo voi va a Firenze? Se va, va giusto a una squadra come l'Inter, dai, su cosa ci va a fare? A Firenze, per andare a Firenze sta al Genoa, dai, siamo seri, vai. Ciao mister, Ciao, buonasera. ben ritrovato, come complimenti per il campionato del tuo Genoa. Ti chiedo, c'è grande differenza tra il Verona che hai studiato dopo la partita di Cagliari, quello che hai visto oggi qui al Bentegodi? Grazie. Sì, ho, guardato, ho visto la partita e mh, le caratteristiche mi erano e mi sono molto chiare, perché comunque... Eh, eh, per me il Verona comunque eh, questo campionato, eh, l'avevo detto anche in, in prepartita ieri, il eh, mister Baroni sta facendo un, secondo me un lavoro straordinario perché comunque non è semplice lavorare in una stagione del genere dove è stata cambiata tantissimi giocatori, dove sono stati cambiati comunque... Tanti punti di riferimento. E per quanto riguarda le individualità, eh, erano e sono queste, nel senso oggi mancava Floriuscio, che è entrato alla fine. Però i Bari Suslo, Nosli eh, Bonazzoli sono giocatori che conosciamo che eh, anche in mezzo al campo hanno questo tipo di caratteristiche, hanno questo tipo di gioco. Però come ho detto noi siamo stati bravi a, a limitarli, eh, anche col cambio modulo um, sulla, sulla parte centrale della partita. E eh, merito dei, dei ragazzi per il lavoro svolto. Prego. Ciao. Ora lo sentiamo. Eh, mi, è mi è piaciuta aspetta, eh. il commento, quanto sarebbe bello... Aspetta, Alberti sì. Non erano un Frosinone, un Lecce d'Europa, Liga d'Agosto, Madonna. Hanno anche sentito che i genuini si lamentano perché preferiscono la Fiorentina a Genoa. Ma la Fiorentina di Genoa ultimamente è andata solo qua a me, infatti. Va al Monza? Sì. No, secondo me la società che tempo regge. Il Gasperini, se non va in Europa, probabilmente va via dall'Atalanta. Quello sulla fascia di Verona? Ecco, questo commento, sì, è vero. Effettivamente anche a me ha impressionato. Poi, come finalizzazione, ha lasciato un po' a desiderare. Però, effettivamente, quello è stato un bel... A me piace anche... Non ha fatto un cazzo, eh. però... Io sarei stato curioso, se non si fosse rotto, avere da noi Henry. Poi è entrato dopo, non ha fatto, ripeto, quasi niente. Però, mm, boh, anche lui mi dava eh, un po'. Poi, centonze. No, io non parlavo allora di centonze, sì, perché anche lui. Io parlavo quello di colore, non era di colore quello sulla fascia. Poi, Anche stasera, che ha vinto, devo fare la sioninata a Gila. Ma non può andare a... dopo partita. Muso duro, tanto tre punti le ha presi. Inutile leccare sempre il culo. E eh, vabbè, ma dai, su Chiara, eh, non può farlo. Dai Henry, per infortunio, era... eh sì, eh, cioè se ti ricordi, eh, l'avevamo comprato ormai, l'hanno messo la partita, ha giocato gli ultimi dieci minuti. Si è spaccato, belli. Noslin, sì, forse lui. Anche io, io continuo a dire che secondo me questo è un bel prospetto, ma perché è grosso ragazzi, l'avete visto? Ma è grosso, cioè va lì da sportellate, Se come di... infatti anche Gil ha detto che fra un paio d'anni questo ce lo godremo alla grande, ehm, proprio a me, a me io sarei te... l'avrei messo un po' prima, ehm, tanto Albert ne arrivava dall'influenza, era un po' sui gomiti. Comunque io magari invece che all'89esimo l'avrei messo tipo all'ottantesimo, 85esimo, fargli fare un po' più di, 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 di minuti. Eh, però. Boh, a me ricorda Yeboah Ma sembra sia mollo. Boh. Ma anche lì è arrivata a gennaio, sì, è arrivata a gennaio. 110 mi ha scritto un manuale oggi: 111 modi per saltare apps. Sì, ecco, anche lì ora non so come sta Martin. Mi prude il naso. Però. Io non avrei messo Aps, avrei messo Martin. Però dai, su. È andata bene, va per adesso. Andiamo avanti. Mister, Ciao, ehm, ti chiedo: nel finale abbiamo visto mh, tutti insieme, diciamo, quei, quei giocatori che sono arrivati a, a gennaio. Bohemian, Spence, anche E ecco, in un finale che era. Ecco come Jason Momoa ha costruito un. Cioè, veramente, queste pubblicità, guarda, porca Eva, ora capisco tutto, ma... Il Verona ha chiesa, Boinen oggi male, ma non è vero. A me non è sembrato male Boinen, devo dire la verità. Eh, Pinto so del per Verone. Perché... Ecco no, no, no. Non so perché dici Boinen male, ma a me, devo dire la verità, non è dispiaciuto, eh. Devo dire la verità, però... Poi, Torsby bene, ma solo a me Aps non è mia dispensa. No, non ho detto che è andato male. Io mi aspettavo di più però, Phil, mi aspettavo di più. Mar Martin, secondo me, è più propositivo, secondo me è un po' più bravo. Però, ripeto, non è andato male, eh. Anche perché il gol l'ha fatto Apps, cioè l'ha fatto Aps il cross l'ha fatto lui, per cui... apps bravo sulla triangolazione del pareggio, ma per il resto brivido, ogni taglio era in svantaggio fisico sull'avversario. Basta nani, bagonghi sulle fasce. Ma Leonardo non si fa sentire è vero. Non c'è oggi, Chiara. Anche io è schifo schifo. Sembrano ca... sì, dei poveri. Quindi via che rumenta non ne vogliamo. Sì, Simo. Sì, vediamo, eh, poi. poi vediamo. Non vuol diventare come Jason Moma? Ma Martin quando torna in teoria credo ci fosse. Credo, eh. No, forse no. Sì, no, no, c'era. Martinez, zio Pera. Una delle poche volte lo schiora al Fanta. Abbiamo preso un gol, eh. Io non credo che gli abbiano dato quattro. Cioè, comunque ha fatto bene poi tutto il resto, quindi anche lui magari dovrà andare un paio di danni a giocare, ma il giocatore c'è. Secondo me, anche il giocatore c'è. Finale che era difficile per la spinta del Verone. Ecco, ti chiedo che, che risposte. Hai avuto? Che sensazioni ti hanno, ti hanno, ti hanno dato? Sì, c'è da lavorare, c'è da migliorare, hanno margini di miglioramento sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo anche dell'interpretazione dentro la partita, dentro la gara. E, e quindi abbiamo modo anche in queste settimane, in questo finale di campionato, di poterli comunque valutare perché è indispensabile, questo. E, e, sono giocatori comunque che sono entrati: basti pensare a Tosbi per come è entrato, e, e, tutti, anche Spence, anche i davanti comunque. Eh, sia Messias che Ecuban hanno fatto una partita secondo me straordinaria, Caleb si è allenato tre giorni con, con la squadra e quindi non, non si poteva sapere quanto minutaggio potesse avere perché la, la volontà era quella di farlo giocare ma ha fatto una partita straordinaria, ma tutti bene, oggi tutti bene e, e quelli che magari nell'ultimo periodo che hanno giocato un po' meno, che oggi hanno giocato sono soddisfatto perché sono entrati con la testa giusta chiedo del gol il gol preso eh, cos'è stato un mix di ok ora questa è una domanda ma sapete che è più <ride> è più interessante ehm, il post partita che il pre partita come conferenza perché almeno fanno domande un po più sensate ora voglio vedere cosa risponde voglio vedere cosa risponde, vediamo eh. Reteghi e Vitigna rientrano per la partita con Fiorentina aveva detto Gila nel pre-partita che Reteghi, sì Vitigna spera, dovrebbe spera così come Cittadini mi pare Malinowski forse, forse riescono a recuperarlo entro la fine del campionato forse, quindi secondo me non lo vediamo manco più per cui, no ma non sono ancora salito sul carro di Martinez io preferivo rimanesse sempre, io Martinez mi piace quindi io onesto sono contento. Ammettilo che ti lavori in società Genoa quindi per quello che sai che G la rinnova perché ripresenta al momento la firma. Brava Chiara, avete visto cosa ha fatto Radu ex Lazio qualche anno fa? Ha fatto il saluto romano e la Lazio ha detto che non sapeva del saluto romano ieri. Era in curva nord e aveva la scritta. Ma era un font simile all'SS dell'epoca. Eh, ecco gli amici del Verona, vabbè, ma fregatene dai. Vabbè, dai, comunque un più 3 a casa, buona buon costanza di risultati, sempre comunque in vista facendo delle grandi partite, però è in B, eh. quindi dobbiamo anche valutare in che contesto li mettiamo. Però sempre un bel portiere. Cioè. Poi, comunque lui ha scelto di andare a giocare, ed è giusto che sia andato a giocare, secondo me, ha fatto la scelta migliore. Finiamo gila perché voglio sentire, voglio, sono curioso di capire cosa dice lui del gol preso, no? Vediamo un po'. E voi un eccesso di generosità posizione? Sì, sì, sicuramente no, un eccesso di generosità nostra per quanto riguarda che siamo andati in pressione forte e hanno attaccato la, la profondità e purtroppo abbiamo fatto una valutazione diversa. Sapevamo che comunque le, le situazioni pericolose del Verona potevano arrivare da, 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 da questi tipi di... Di, di caratteristiche, di situazioni dei giocatori, quindi seconde palle, seconde palle vinte in mezzo al campo, palla per la profondità degli attaccanti. Questo. E, si, sinceramente ci ha fatto arrabbiare, ha fatto arrabbiare anche i ragazzi, però poi siamo stati bravi a rimetterla in piedi e, e a vincerla. Guarda, sorvoliamo, va del commento. Va. Vero su quello che dice, no? che il Verona fa questa roba qua, seconde palle, prende lancia, bla bla bla. Capisco che non può dire niente perché non può dire niente, però eh, magari dire un errore in impostazione, un errore poi in difesa la butti lì. Dai, comunque è un grande Gila perché ne esce sempre alla grande. Veramente da, da, da fargli i complimenti. Per le domande più di merda che gli possano fare, ne esce sempre con classe e quindi veramente... Eh, vabbè, dai su. Eh, non capisco perché non hanno tenuto invece di Martinez. Perché secondo me, però parlo da me, che sono ignorante da ex portiere quando giocavo anni fa, Martinez è più forte di sempre. Secondo me, mm, però, Veronesi... Uh... Solo genuani, gente che non caga. Simo fai bravo. Ciao Gian, salute a Roma. Forza, Gian. Mi è piaciuto molto l'esultanza di Gila al gol di Ecuador. Anch'io sono proprio contento, guarda. Poi, chissà, Lena. Ora ne parliamo. Phil, eh, penso il Parma, sicuro. Ciao a tutti, Leo. Ciao, avete cominciato a tanto? No, Gian 38 punti e salvezza fatta. Assolutamente sì. Gira ha sicuramente studiato scienze della comunicazione. Ai tempi, si sì, giocavo in porta, Marco. Ciao Mister, Ciao, io volevo chiederle se secondo lei può essere un punto di forza di questo Genoa, questo punto del campionato, il fatto della compattezza della squadra, perché questa squadra sembra davvero molto compatta. Sì, eh, è stata un pochettino la, la, la nostra caratteristica base forte di, di questo campionato, avere una grande compattezza di squadra, avere grande disponibilità da parte di tutto il gruppo, da parte dei ragazzi. Credo che sia la fotografia chiara di, di, di questa squadra e la volontà di lavorare all'interno del... Delle difficoltà, delle sofferenze in fase difensiva, la, la volontà e la voglia di migliorarsi e di proporsi in fase offensiva. Quello eh, sarà il nostro obiettivo da qui alla fine, come lo è stato fino adesso. E eh, che palleo oh. aspetta, va. Eh, come hai visto Boinen? Ma io l'ho visto bene. Comunque sono venuto nella tua parrocchia sul fatto che certe dichiarazioni di gira dovrebbe tenersele inter internamente. Quella che vuole capire cosa gli dirà la società a livello di squadra. Ma era uscito anche se vi ricordate quel discorso del eh, campo d'allenamento, ve lo ricordate no? Cioè certe uscite secondo me dovrebbe ri risolversele in casa. Mh, più che andarla a dire in conferenza, tutto quello che vogliamo. Però oh, mh, se è così trasparente è anche più bello, eh, come allenatore, cioè nel senso... Eh, tanto tolgo la pubblicità eh, perché comunque dai eh, dovrà anche lui migliorare un po la comunicazione in quel senso penso eh, ok eh, perché certe cose magari non dirle sarebbe meglio cioè ehm, quello che mi fa un po così eh, da sempre sviolinata agli avversari no? che sono bravissimi sono fortissimi e se cioè, e poi ogni tanto con noi si lascia un po' più andare, capisco che ci tiene troppo e quindi è anche un po' tifoso, però ecco. Sì, vero, ma non per questo andava condannato, aveva 15 anni di carriera, vabbè. Bene Carlo, Parma, Como e una tra Cremonese e Palermo. Sono convinto anch'io. Pensavo dalla carta in alto, TS dalla carta in alto, non so di cosa parlate Phil, veramente. Poi, in che squadra giocavi? Ho giocato nel Ligorna, ho giocato nel Molassana e basta. Parma-Venezia, no aspetta, in Serie B, Mantova che ne pensi in Serie B Gian? Comunque l'anno prossimo derby Spezia e Samp in B, soprattutto Samp e Verona, dai almeno le raggiungono, Il Verona deve ancora retrocedere, la Samp deve ancora rimanere in B e lo Spezia deve ancora rimanere in B, pensa a quante cose sono, succedono, figurati un po'. Qua dice Patata, Parma-Venezia-Andrea Do, cioè tu pensi addirittura al Venezia e la Samp al posto del Como, Cremonese, queste squadre? Ma lui a Roma per la Scott giocherà in Porta? No, sei matto. Poi ho giocato, ho giocato. Il mio... Io sono piede sinistro, quindi dopo la Porta, quando poi giocavo per i cavoli miei così, ho sempre giocato a sinistra. Quindi in Porta, non ci gioco. Vado avanti. Il nostro obiettivo da qui alla fine, come lo è stato fino adesso? Io fotografo la partita e non ho... Lino, 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 Lino. Ora voglio, raga, eh, voglio il Lino che lo pennella come, come ieri. Ieri è stato un grande Lino. No, che esterno sinistra la Ronaldinho in difesa. Più da fascia, alla Claudio Branco, ti piace? Il gira bisogna anche capirlo, anche capirlo. In ci sono momenti in cui a gennaio nel vivo si è trovato con 11 contati, ma per me non ha grandissima fiducia nella società e vuole garanzie. Ma figurati, figurati se non ha fiducia nella società. Dai non, diciamo, dai, non diciamo scemate su. Anche perché cioè, ne arrivi da un passato. Che bellino. Se non hai fiducia in questa, non hai fiducia di nessuno. Dai. Il Venezia lì ha 4 punti. Parlavo del tuo ruolo, Sì, appunto. Ah, TS scusa, terzino sinistro, ok. Bravo, l'hai azzeccata. Secondo me il Como Sale, ottima squadra. Alla Martin, se mai che faccia gila. Dai, sentiamo un polino cosa gli dice. Eh? Grazie, Patata. una maniera, con due tuoi atteggiamenti, quando, quando il Genova ha preso il primo gol eri già fuori come un melone quando Martinez aveva sbagliato con la partenza da dietro che Bonazzoli a momenti dentro l'aria piccola gli porta via il pallone e la butta dentro, è l'ultima quando l'arbitro ha fischiato la fine che ti sei messo a dare pugni per terra in ginocchio Ebbene questa è una grande soddisfazione, questa per me è la mia fotografia della partita la fotografia del primo tempo è cubana che nessuno si aspettava che dasse, potesse dare tanta profondità alla squadra fra l'altro abbiamo un difetto che secondo me non lo so se riesce a metterlo a posto i lanci lunghi perché tante volte abbiamo visto Gudmusso contro uno e Kuban contro uno e mai gli arrivava il pallone da dietro e uno di questi che li sbaglia volentieri lo dico perché ci mette il cuore ci mette la gamba, ci mette... Eh, Sabelli Sabelli non riesce a fare un passaggio di quelli lì calibrati. No, non Ma vero. no, no, non, 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 non lo sto criticando da questo punto di vista. La terza, la seconda cosa sono i cambi. I cambi del secondo tempo sono stati perfetti. Ragazzi. Eh, capisco che ovviamente e Kuban con l'accento sulla grande Lino esatto. Io mh, per me è già l'unico motivo che. Per cui poi può fare certe usciti sul mercato. Poi ho recuperato la conferenza. Mi sono divertito grande. Como sale, anche secondo me, insieme al Parma, viene Venezuela, la o la Venezia o la Sampa. anche se non lo auguro agli amici d'Oriani, perché sarebbe un Calvario per loro, secondo me, anche. Sabellao non toccarlo se sale il Doria per loro è un suicidio per me è già tutto calcolato si fanno eliminare i playoff secondo me anche Lino nuovo di DS le critiche velate su Sabellao Poesia Audio eh, allora ragazzi Sabelli mh, a noi ha fatto tanto questo è chiaro eh, Lino ha detto una sacrosanta cosa eh, capisco che Gila debba sempre difendere per forza però, eh, no, no, non sono d'accordo che dici, Malino, porca. No, un giornalista non può parlare così. Un giocatore non ha detto che è una merda. Ha solo detto che sbaglia il passaggio, l'ultimo passaggio. È, è, è comunque vero. Cioè, non, mm, è, non azzecca un passaggio, non, ma non è una critica. Ma, cioè, non lo è una critica. Nel senso, io capisco. Eh, però ha ragione, eh, c'è stata un'azione a un certo punto che è andato lui da solo, è voluto, ha voluto persino tirare in porta Sabelli, ora capisco, ci, ci crede, <ride> la Foga eh, voleva a tutti i costi, sì, vero, però dai su, raga, eh, francamente, francamente, io ringrazio Sabelli, però l'anno prossimo ci vuole uno sulla destra di un altro livello. eh Ecuban dopo di oggi. Gian lo. Eh, che cazzo? Eh, Cos'è? Di rinnovo, no. Gians può solo sottomettersi all'astuzia di Lino. Già che ci sei comprati la prima maglia, la quarta e le teghe, così completi il set. Bellissima quella, poi sparata sulla luna e finita di essere. E fi finta di essere strappato. Infatti, Bellini, cioè c'era Messias. Ora era un po' più difficile perché anche Sabelli, appunto, con, con i piedi che non sono proprio riuscire a dare la Messias lì. però provare a tirare da lì e poi far finta che ti sei fatto male. Sei splendido. Comunque, anche Sabelli, onore a Sabelli, eh. Grande di un giornalista deve fare questo, fa le domande che vorrebbero fare i tifosi. Entrare dentro la partita, non fare le solite quattro domande di repertorio del cavolo. Hai ragione, hai ragione, perfettamente. Sabella ha fatto un gol contro il Bari, pazzesco. Sì, in quella partita che era un amichevole. eh. Sì, il Messias non era messo bene. Sì, lì Messias e aveva due giocatori in mezzo. Magari un Gudmundsson a Messias gli dà la palla per far gol, eh, attenzione. E Sabelli quindi magari non è in grado. Però, dai, su... E ancora no, patata, stiamo aspettando, ascoltiamo un po' dai Di Sabelli, cosa dice Gila? Grazie, per... Grazie per i complimenti. E, sì, in alcune situazioni, giustamente come, come hai detto te, saper valutare eh, tante situazioni eh, all'interno del campo, quindi non essere frenetici, avere. Eh, Calma, eh, pazienza anche, il lancio lungo deve essere calibrato eh, non, non deve essere una, 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 una palla buttata, quello assolutamente ci lavoriamo, sappiamo che dobbiamo migliorare, sappiamo anche che la volontà è che comunque se c'è una parità numerica davanti, che ci sono i nostri quattro attaccanti davanti eh, sui loro difensori è giusto andare a giocare là nell'uno contro uno. E quindi se invece abbiamo una superiorità numerica da dietro c'è possibilità di giocare dobbiamo sfruttarla però io credo sì, Caleb ha fatto una grande partita e, per quanto riguarda la fotografia sì il primo gol preso perché ero molto arrabbiato, molto incazzato e poi la fine della partita perché è stata una liberazione sapevo quanto fosse importante questa gara sapevamo tutti, la squadra in primis quanto fosse importante portare a casa i tre punti ha indicato che il risultato è importantissimo perché giocare in quattro giorni con la Fiorentina e con la Lazio sicuramente diventava difficile, le ragnatele dal soffitto perché avevamo paura, non tanto voi, ma tutti quelli che vi stavano intorno, dei tifosi sulla testa. Questo è importantissimo perché ci divertiremo sia con la Fiorentina e con la Lazio, sono sicuro. L'altro mi sono dimenticato Messias per tutto l'arco della partita, secondo me deve giocarsi il ruolo del migliore in campo con i Cuban, dopo i Cuban è uscito e beh, è dopo la difesa. La difesa nei secondi 45 minuti De Winter Bani Vasquez Vasquez non ha sbagliato nulla tra l'altro in occasione del fuorigioco anche se era di un pelo di un centimetro di questo Vasquez si era fermato ed aveva alzato la mano perché lasciava il giocatore in gioco e questo molto probabilmente ha aiutato anche l'assistente. Sì, sono stati molto bravi dietro nel secondo tempo, quando ci siamo rimessi a 5 comunque perché arrivavano questi cross questi palloni in verticale, hanno lavorato molto bene. E benissimo Bani che ha la mascherina e ha qualche acciacco in questo ultimo periodo, ma non molla di un centimetro. Eccellente Vasquez, bene De Winter, bene Sabelli, bene Ciano, bene chi è entrato. E Junior è un giocatore che, come ho sempre detto, puoi metterlo esterno in un 4-4-2, puoi metterlo seconda punta, puoi giocare a tre e mezzo al campo, puoi giocare quinto. È un giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere. Magari a parte le solite pubblicità ma io ho sentito dire <ride> anzi ho letto perché non sento dire perché se no mi viene da ridere aspetta Girello già sempre Ecuman secondo me è innamorato se lo porta anche prossimo appuntamento quando Giamma alla fine sta pizzata e aspettiamo che venga un po' più caldo Leo e soprattutto non interviene mai nessuno in live c'è sempre il monologo con te sarebbe vero se potessi ospiti anche genuani a fare live ma Leo io ogni volta che li porto eh, se ti ricordi eh, c'è chi si lamenta e c'è chi spara a zero poi scusa se faccio grazie patata al monologo, ma abbi pazienza, porterò qualcuno va bene e qua migliore in campo. Messias Messias è il divaio di Gilardino. Se può preparare la cena, può togliere il gatto, e Ovelin, cosa stavo dicendo? Ok, leggevo e sentivo eh, commenti che Messias era vecchio. E quindi cosa ci fa Messias al Genoa? Perché era vecchio, anzi è vecchio, ma possibile comprare un vecchio e, e poi questo è Messias ragazzi e... e quindi fa ridere, era finita la conferenza stampa ragazzi. E quindi mi fa ridere questo fatto qua, che eh, tutti noi siamo mister, tutti, tutti mister, e però questi poi fanno quello che cazzo vogliono, cioè Junior Messias, come dice Patata, ma è Junior, eh, fa quattro ruoli diversi, cioè, meno male che è vecchio, porca troia. Ragazzi, ha fatto una partita, anche lui oggi, e se fa quel gol lì sul pallonetto, ragazzi, è finita, eh. Messias è un grande considerare gli infortuni che ha avuto infatti però dovrebbe provare a giocare a seconda punta guardate ma infatti il mio amico Mimmo del, del Milan me l'aveva detto a giugno ma ha detto guarda a luglio quando l'abbiamo preso data, guarda che qua da noi ha sempre fatto bene eh. non è giocatore da Milan ma il Genoa è un gran giocatore e cazzo ci aveva ragione Mimmo cioè aveva perfettamente ragione a dire sta roba qua perché eh... È un giocatore da Genoa, è un giocatore certo non da big, ma è un giocatore da media squadra come siamo noi attuali. E quindi aveva perfettamente ragione il mio amico Mimmo, Messias al Genoa farà grandi cose e ha fatto effettivamente grandi cose. Quindi eh, diciamo che bisognerebbe dare retta a gente così. Comunque. Poi... Ehm, però dovrebbe giocare, provare a giocare seconda punta. Eh, ma sai, finché c'hai Goodmunson, eh, c'è Goodmunson eh, lì e quindi non puoi, è giusto che sia così. Ma qual è il cognome di Messia? Se il nome non si capisce niente, come Casimiro e Marcello, ma perché sono così, dai. Un'altra cosa di merda, già detto, dici sempre le cose senza senso e ripetute. Ma fatti curare, coglione, che è meglio una pizzata con gente come te? Anche no, grazie, ma chi yeah. è. Simone, ma con chi ce l'abbo? Ce l'hai con me, Simone. Vabbè, pazienza. Messias va anche in gradinata, usare i tamburi. Non è da Milan, gli ha tolto un sacco di volte. Sì, no, esatto. No, no, lui ha detto, a noi ci ha tolto veramente... Cioè, quando entrava faceva il suo, ok? Eh, però non è un giocatore da mm, big, capito? Quindi... Uh, poi, 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 Messias non è da Milan. Gli ha tolto un sacco, ok? Messias me lo tengo anche stretto. Altro che dallo via, vabbè. Ormai l'abbiamo già uh, riconfermato. No, era già scattata l'obbligo, la, quindi l'abbiamo preso. Quindi ce lo teniamo. E, e buon grande patata. Poi, uh, cos'hai messo? Marco, Madonna. Ora questo, ah, perché ora, eh, Marco, perché visto che gli hanno regalato l'abbonamento di OCV. Si è trovato l'emoticon dello sv. Oh, vero Marco? Eh, eh, eh. Vero? Poi... Ehm... Vabbè, quindi... Guarda, guarda, guarda. Esatto, questa invece oggi però la varcia è stata d'aiuto perché io credevo... No, il, il gol pensavo fosse regolare, meno male che c'era quel pelo del ginocchio oltre. Eh, io pensavo a lavarci, potessero dare rigore contro Bani, eh, però eh, non era rigore, quindi ho avuto un pelo di paura. Poi, con Coglionazio io ripeto sempre le solite cose e mi irrita pesantemente le persone con problemi di mente. Dai, Simo, ma perché devi essere... Cioè, siamo qua a farci due discorsi, e fatevi due discorsi e no e cercate di passarvi due ore Ma che cazzo ne avete voglia di rompervi i coglioni ci rompiamo già i coglioni nella vita cioè volete rompervi i coglioni anche quando guardi delle persone che parlano del Genoa guardate no io lo metto poi sempre a tutti dai su Sabelli se avesse anche i piedi giusti sarebbe nazionale invece purtroppo ha i piedi quadrati esatto Mauri hai inquadrato perfettamente la situazione Sabelli bisogna ringraziare perché ha sette polmoni è genuano o almeno ci tiene parecchio alla maglia se avesse i piedi buoni sarebbe in nazionale, questo sì, perché veramente è un giocatore che diventerebbe insostituibile. Purtroppo non ce l'ha i piedi buoni, però, ripeto, statua anche a Sabelli. Ma Cagliari che ha vinto, solo loro possono avere sto culo. Ehm, Considera una cosa. Ehm... Quando poi brucia il culo perché sei lì che ti stai giocando la salvezza e devi far punti. A Cagliari intanto non è facile giocare perché è un campo, ve l'ho già detto, è un campo difficile se non impossibile. L'Atalanta va bene, ma con noi, se Albert fa il gol del 2-2, finisce 2-2, e non vincono neanche con noi. Quindi ci, sta, ci poteva stare che il Cagliari facesse punti eh, con l'Atalanta. Io ieri, se vi ricordate, avevo detto in un pronostico, avevo pens pensavo più un X2. Mm, subito avevo detto 1x2 poi ho detto no no, che il Cagliari vinca in casa con l'Atalanta la vedo difficile, più un x 2 mm, mi devo ricredere ce l'ha fatta, quindi poi non ho visto come andate eh, quindi non ho idea la maglia della Xalt mai se avessi i piedi sarebbe Marsello Chiara fai quattro buone a me? No eh, lascia perdere e, e quindi mm, tornando giusto a Sabelli eh, io sinceramente non credevo proprio a cosa al Cagliari ne, penso nessuno ci credeva al Cagliari che vincesse con l'Atalanta infatti io dicevo X2 piuttosto no però l'Atalanta alterna delle partite della Madonna che magari vince con tutti poi perde queste partite qua e ripeto a Cagliari è una trasferta di merda ragazzi è una trasferta di merda eh? e quindi Leo non posso me la male faccio la prossima settimana ma no non riesco ma puoi donare anche te mica solo io la possibilità dai No, lascia perdere, Chiara. E, e quindi, eh, stavo dicendo, non era impossibile. Certo, il Cagliari con questa vittoria si è tolta da, dalla merda. Questo, questo, almeno, per ora si è un po' tolta dalla merda. Perché poi era una partita che anche loro mh, non, non pensavano al punto, no? E qui, ai tre punti. E quindi... Sabelli con i piedi buoni sarebbe il miglior terzino al mondo... Oh, esagerato, al mondo, magari in Italia. Cagliari ci purgerà anche noi. Vedrete che partita di merda sarà. Però sai, Leo. Io spero di vincere perché il Cagliari è la portata, puoi vincere. Ma sai che me ne sbatto i coglioni? Siamo strasalvi per me. Anzi, se vuoi usare la partita di Cagliari per far giocare una formazione eh, sperimentale per, provare, per poter provare quelli l'anno prossimo. Che vincano! Che cazzo me ne frega! Cioè. Non sono alla ricerca di punti salvezza, quindi voglio arrivare più alto possibile, lontano possibile, ma preferirei piuttosto perdere qualche punto, ma fare degli esperimenti per l'anno prossimo, che non voler vincere col Cagliari per forza, che puoi vincere, e però continuare a portare avanti che non si sa cosa fare di Vitigna, cosa non si sa cosa fare di Spence e così via. Se vinci con Sassuolo e Cagliari in casa sei ufficialmente salvo ancora, Marco. Ancora pensi ai conti per essere salvo? Vabbè, poi ragazzi. La gente che rompeva il cazzo è perché abbiamo fatto un pareggio col Frosinone. Il Bologna ha fatto una partita indecente per le loro possibilità. È vero, anche loro. È vero, è vero. E se Geno oggi perdeva con la vittoria di Cagliari e Empoli, come si metteva secondo te la classifica? Che non cambiamo un cazzo perché tu eri a 35. Ripeto, la quota salvezza secondo me è 35. E, e quindi gli faremo. Tre punti da qua a fine campionato? Ti ne dico tanti, li facevi 5 punti da qua a fine campionato? 5 punti andavi a 40. Per cui, figurati, ti ripeto, preoccupazione zero. Infatti, se perdevo, lo dicevo anche ieri, vai a vederla, se perdevo oggi non me ne fregavo un cazzo. Eh, volevo vincere o pareggiarla. Se ero uscito con un pareggio, mettevo la firma. Certo, provavo a vincerla, però mettevo un pareggio per la firma. Se perdevo non mi strappo i capelli, questo è sicuro. Mm. Abbiamo vinto, quindi ancora meglio, via. Che ne pensi del South Carolina che fa tremare Genoa mezzo e mezzo? Lo so, è già uscita sta roba qui, Fede. E come fai te? Rido. <ride> come metti le faccine, le faccio anch'io. Rido anch'io, perché sono quelle belle notizie che fanno uscire sempre, no? Fanno uscire, uscire, uscire. Minchia, patata, sei punti per essere salvo, veramente, sei punti. Secondo me per essere salvo te ne, te ne devono togliere tre. E allora c'è la matematica, te ne tolgono tre, pensa un po'. C'è troppo accanimento nei confronti di genere a livello mediatico. C'è perché comincia a dar fastidio, Fede. Si rendono conto mh, che eh, sono entrati in un sistema che questi non fanno sconti. Vuoi il giocatore? Lo paghi, se no va all'estero. Eh, con noi, non sta attacca eh, Zangrillo. Non è che si, ci mette un secondo a mandarle a dire a chiunque l'ha sempre dimostrata. Avete visto, no? Eh, in tutte le varie dell'anno. Questi stanno dando fastidio, rompono i coglioni e, e quindi eh, cercano di, di buttarli giù. Hanno un. Dettaglio piccolo che la nostra stampa, non solo i nostri addetti ai lavori, eccetera, non si rendono conto che questi qua potrebbero comprare tutta la lega di Serie A. E... e quindi gli scivola via quello che dicono i giornali. qua. Se va bene, gli diranno: Guarda, che c'è quel giornale che dice quello. E loro, sai cosa dicono? Cazzo, ma foot in americano. E quindi c'è proprio. Campionato lo chiediamo per me 42-45 punti. È possibile o chiedo troppo? No, Leo, possibile. Sei a 38, se tu fai già i 6 punti, anzi, 7 col Bologna in casa, 8 con la Lazio in casa. Dai, 8 fa 46. Quindi possiamo permetterci di perdere altri 3 punti. Andremo a 43. Eh, basterebbe vincere col Sassuolo e il Cagliari e pareggiare col Bologna. Eh, che fai 7 punti se hai 45 non è impossibile eh. perdo a Roma con la Roma perdo a Milano con il Milan, cioè quelle le perdono, mi interessa, pensa un po' juve Fiorentino 1-0, è finita poi, e magari 11-10 in classifica eh, la ricorsa sul Monza si può fare guarda che, era, che ora la Salentana si riprende, Sì, Boateng è tornato ai suoi tempi però, sì certo come disse Confucio Katsuma fu. Sono così stupidi i giornali che non capiscono che parlano male della Serie A ed elogiano la Premier, vanno a ammazzare un prodotto locale. Eh, vabbè, è quello... Ma perché siamo noi italiani, non sono i giornali. Noi italiani siamo questi. Noi italiani siamo quelli che... Eh, andiamo a brontolare a prescindere, capito? E quindi... Eh, il problema, secondo me, è più, più quello, eh, che non... Ora guardavo una roba... No... Poi poi poi, 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 Primo canale del Nord, scandalosi quest'anno. Ma, più che scandalosi, io direi che... E questa è una cosa che spero che Goodmoose faccia ancora 4-5 gol, così lo andiamo a peso loro. Ehm, dicevo, io credo che... Più che scandalosi, visto che la squadra, l'altra squadra, sta un po' andando così, non capisco perché... Questa difesa a spada tratta degli altri e cercare di affossare noi, forse per renderci pari, no? Perché così almeno siamo uguali. E però purtroppo non possiamo essere uguali, e quindi. Spero che Gudmundson faccia ancora 4-5 gol, così ok. Il vero è di giocatori sconosciuti di tutte le lingue: polacco, belga, francese, tenuti insieme da un grandissimo tecnico. Che vorrei, se il Gila va oggi, era da stravincere. Tutte le prossime partite tostissime, le nostre. Abbiamo Fiorentina, Lazio, Milan. Ragazzi, siamo in ciabatte. In ciabatte. Una vittoria della stampa ed è Guardiolismo. Vince il genere normale amministrazione. Due peso. È quello. Hai visto l'articolo? No, oggi. Quindi, ciao Serpico. Ciao Ricky. Gianni, io ti dico: se la prossima abbiamo la salvezza matematica a Milano, a Roma, andiamo e giocheremo duro, senza paura e farlo qualche brutta sorpresa senza più pressione la possiamo fare veramente ma fare 45 punti è possibile? l'abbiamo detto, sì, è possibilissimo eh, ciao Giovanni, assolutamente è possibile eh sì, abbiamo vinto, di è possibile perché ti bastano eh, 45, sono 7 punti Sassuolo 3, Cagliari 3 Bologna o Lazio 1, basta neanch'io la seguo, Eros, leggo quello che, di, che scrivono poi di Telenor, eccetera. E niente, elogiano questa quest, quegli altri là come se fossero i fenomeni e a noi appena c'è la notiziuola che i 777 dicono che allora ci vanno giù pesanti. Ma vabbè, chi se ne frega. Meglio soprattutto voglio vedere la squadra del futuro, le prossime partite di Genoa, visto che siamo tranquilli in classifica. È quello. Non ho visto la partita dove abbiamo giocato. Serpico. Diciamo che non abbiamo fatto la miglior partita. Loro sono inferiori a noi e si è visto. E... È che tu, quando hai dei giocatori di un certo livello rispetto a queste squadre, la rimonti in un attimo: capito? hai preso un gol su errore un po' di tutti, eh, però no, non hai smesso di attaccare. Poi ha fatto gol Ekuban di culo perché ha avuto un gran culo, gli ha picchiato addosso e... e poi ha fatto gol eh, Goodmundson su. Un'ennesima azione e lì si meritava il gol Vasquez. Un'ennesima azione di Vasquez, respinta del portiere. C'era Goodmanson, lì ha fatto gol. Eh, però non hai rischiato praticamente niente col Verona. Ora, dai, a mente fredda, dai. Ma io non vorrei mai un giornalismo di parte come loro. Anche perché poi quando cadi e non si verificano le cose belle, sei del gatto. È, è vero, è vero. Io, infatti, sono contento che mh, ti fino, cioè facciano pure per loro, va benissimo. Va benissimo, però. Eh, ti fa ridere la cosa. Però, che facciano pure per loro, non c'è problema. Onestamente, abbiamo giocato, ma. Le ha avuto culo, sembrava... No, ma infatti io dico, secondo me, abbiamo, gio... no, abbiamo fatto una, miglior... una delle migliori partite. È che tu hai dei giocatori che ti possono inventare da un momento all'altro la giocata e, e quindi te, ti sei salvato per quello. E... Però certo non hai fatto la miglior partita. Cioè, abbiamo fatto partite più belle, abbiamo fatto partite più combattute, più... E... È che di fronte avevi una squadra... Che lotta per la Serie B, tu sei più forte e quindi poi alla fine i valori vengono fuori. Penso che i 777 rompano le palle e si fanno sentire anche in Lega, e quindi le grandi cominciano a dargli fastidio anche perché se vogliono un nostro giocatore di tirare fuori il grano, eh, cioè, è e cioè quello, e le grandi non lo, non lo accettano. Sto sistema sbagliato e che non regaliamo più, e eh, è quello. Eh, il problema eh, è che non abbiamo, no, non diamo più i regalini alle grandi, sono finiti i regali, basta. Gian, sai qual è il vero problema con il giornalismo di Genovese? Che finché c'era Preziosi, predicevano male e finiva peggio. Predicavano. Adesso invece stesso lavoro, ma si fottono. E allora inizia a dar notizia al giusto peso e dimensione. Ma io eh, inizia a dare alle notizie... È per quello. Bisogna sempre dare il giusto peso alle notizie che escono fuori, no? Ma supponiamo anche che i 777 possano avere dei problemi in giro per il mondo, ma supponiamolo va bene. Ma aspettiamo che sia veramente una roba che esce fuori. Eh, è uscita anche, avete visto no, la questione dell'Inter? Eh, con, eh, guarda, che eh, l'iscrizione è stata. Cosa succede? Mi rallenta tutto. L'iscrizione è stata una farsa, un casino. Indagati. Eh. Aspettiamo di vedere cosa succede quando fra. 48 anni. L'Inter non si iscriverà perché diranno: nel 2023 hai rubato per dire no? Allora ci crederò. Ma fino ad allora, ma io ho dei giornali, capito? Poi non sono d'accordo sull'avere veto culo. Sono state comunque delle belle azioni, no? Ma e io non ce n'ho e non ce n'ho e che ne so, chiede a ehm... me, no, no? No, sono state cioè. Attenzione, abbiamo avuto culo perché comunque, per come abbiamo giocato, potevamo pre prenderne anche due, per dire, no? E eh, quello che dico io è che abbiamo avuto culo perché ci è andata bene. Per il gol di Ekuban ci è andata bene perché c'era quel ginocchio di culo là in fuorigioco, perché sennò finiva minimo 2-2. E se, su, se fa 2-2 in quel tempo lì, poi fa fatica a tenerlo, è eh, il 2-2, quindi... Eh, Abbiamo avuto culo, dai, cioè è innegabile questo fatto. Non possiamo dire che Belin abbiamo fatto la nostra miglior partita, dai, siamo seri. Questo dà fastidio a tante squadre. Vuol dire che Gena sta diventando grande e quindi inizia a farsi aspettare È quello, dà fastidio. Perché avete visto, settima squadra d'Italia come bacino d'utenza. Eh? Settima, tu vuol dire che stai rompendo i coglioni pesantemente perché se sei la settima bacino d'utenza. Anche le televisioni incominciano a dire: minchia, ma questi qua sono i settimi. Aspetta un attimo. Cioè, tutte queste cose qua. Incominci ad essere chiaro: la società, dal canto suo, deve continuare a fare quello che sta facendo, perché se no. Comunque, leggevo i commenti nel sito di Genoa su Facebook alla fine del primo tempo: tutti a prendersela con Gira, poi a fine partita spariti. È, è logico, è così. Per i giornalari dovevano anche penalizzarci di qualche punta, già vi ricordate? E io mi ricordo che dicevo: ma ragazzi, ma aspettate un attimo, vediamo. Zangrillo è uscito fuori, e ha detto: oh ragà, non diciamo puttanate, è tutto a posto. Finito lì, tutto a posto, boh, basta. Abbiamo avuto culo. Si, sì, cazzo, bellissimo. Se avesse segnato Thursby, grandissimo. E ogni tanto pure quello serve, è certo. E vedete, quando arrivano anche a Palermo e come, in A come proprietà. Eh, eh, più che il Palermo mi fa più paura al Como perché il Palermo è vero che quelli c'hanno il grano però è una squadra su cui non puntano si sa il loro core business è quell'altra e quindi il Palermo sarà sempre una di quelle squadre che non potrà andare a competere più di tanto proprio per il fatto che non può rischiare non succederà mai ma non può rischiare che questi arrivano in Champions League e possano dar fastidio alla loro prima squadra il Como già, ora non parlo certo di Champions League o quello che vuoi, però eh, è una società che può dar fastidio, quello sì. Poi io dico che come terza se la giocano Palermo e Cremonese, sì penso anch'io, e sarà anche quell'altra, però come bacino d'utenza il Palermo, ah vabbè, eh, bacino d'utenza, però non so se il Palermo, vedremo, quando sarà in Serie A, se avrà un bacino d'utenza come il nostro, magari sì, non lo so, eh. Però ragazzi, se consideri che noi facciamo abbiamo la media dei 30.000 rotti a partita, eh, Palermo ne deve tirare su eh, 30.000 ogni partita, cioè non è facile. Oltretutto, mh, devi anche. Cioè, il tifoso genuino non è il tifoso delle altre squadre, ragazzi. Facce... Abbiamo fatto. Non ve lo ricordate? Alcuni di voi magari non se lo ricordano. Quando si eravamo in C, abbiamo fatto 15.000 abbonamenti eh, in C. Eh, quindi eh, l'era di preziosi: bello, diciamo. Per cui ehm, sai poterci tirare via soprattutto se poi continui a crescere come società, qua faremo fatica a entrare allo stadio. Poi, eh. Eh, poi ma guardate ancora Telenordo, primo canale. Ma dai, su mai visti. Quei... Sì, no, no, ma infatti io non li guardo neanche. Poi. Assolutamente Gianni, io parlavo di potenza di fuoco come proprietà, sì, però eh, allora il Como è una cosa che mi, che mi, mi preoccupa, capito? Perché la proprietà del Palermo, eh, il City credo che sia dello stesso gruppo del City, cioè gli arabi che hanno il City hanno anche il Palermo, che però hanno già dichiarato, l'hanno già detto. Io mi ricordo che ne parlavo con qualcuno di Palermo quando eravamo in Bilano scorso, che ha proprio un problema tra virgolette di società. Cioè loro squadra principale è il City e quindi le altre. Mm, sono in più, Malinowski, Reteghi, Albert, Spence, Vitigna, Messias, Vasquez, Thursby. E questa è una squadra neopromossa. Che si può permettere una rosa come la nostra neopromossa? Rispondi, Gian? Nessuno lo dicevamo già tempo fa. Eh, forse l'avevo detto anche su OCV una sera. Ho detto, ragazzi, ma della parte destra della classifica mi dite una squadra che ha questi giocatori qua perché non ce n'è e quindi e non per niente. L'avete visto su Telenor. C'è Brenzini. Sì, sì, mi ricordo anch'io, sono, sono la seconda squadra. Sì, non, non, non puntano su di loro, no? Cioè, come per ora, eh, oh, il Genoa è il core business dei 777 a livello sport, eh, perché poi loro hanno altre mille attività. Eh, il Genoa per 777 è stata la prima società, infatti è quella, se ci fate caso, che ci puntano, no? Se poi i 7-7 domani vanno a comprare una super squadra, noi ci mettono come secondi, è un altro discorso. Oggi lo siamo noi. Il City è la sua prima squadra. Il Palermo viene dopo. Fine. Il è la società più ricca d'Italia come palanche? Eh sì, eh, lo sappiamo. Se ne parlava già l'anno scorso. Bisogna vedere, sai, è anche, è anche in, un, in un ambiente, cioè a Como non hai neanche giusto un bacino d'utenza da dire. È vero che ormai il pubblico è una minima parte, però vendere un prodotto, una partita all'estero, quindi televisivamente parlando e quindi incassi, guadagni eh, con uno stadio come il nostro sempre strapieno è diverso che sarà comodo, che non c'hanno tifosi, ecco. Poi eh, quando ci sarà l'Everton, secondo te ci scavalca? No, secondo me no. A meno che non gli interessa di più la Premier proprio come prodotto rispetto alla Serie A. Ma il Genoa, ragazzi, per quel che possiamo dire, è una squadra veramente antica. Eh, sei in Inghilterra, ma nel campionato italiano, come stadio, come tutto. E quindi, secondo me, ancora il brand Genoa è ancora troppo più alto anche dell'Everton. Fosse stata un'altra squadra, magari sì. L'Everton, non lo so. I nomi c'erano anche con preziosi, ragazzi. La differenza sostanziale è che prima arrivavano quei bolliti, senza un progetto, senza nessuna prospettiva. In avanti con l'età. Aspetta, no, ferma. Dobbiamo dividere l'era preziosa in due parti. La prima parte, ragazzi, ha portato i giocatori che ce li siamo sognati. Eh. La seconda parte, eh, sì, vero, arrivavano neanche, pro, neanche troppo di nome, quindi. E a me fa paura la Premier. I tifosi li portano i risultati. Esatto. Io gioco due anni Europa League e tre o quattro anni Champions League. Io mi sento questo. Magari sogno troppo e soprattutto vorrei almeno una Coppa Italia. Almeno giocarsi una semifinale. Finale sarebbe già fare... È vero, è vero, è vero. Girare il marchio. Ma loro l'avevano detto ai tempi che il brand Genoa deve girare l'Europa. Perché se tu vuoi guadagnare devi per forza il brand Genoa farlo girare. Perché se tu non lo fai girare, guadagno non ne fai. E quindi... È logico che devi farlo girare e per farlo girare devi andare in Europa. Buon fine. Una Coppa Italia sarebbe bella da vincere. Sì, sarebbe bella andarsi a vedere la finale di Coppa Italia a Roma, fare la trasferta così, effettivamente sarebbe divertente, sì, mm, quello vero. Chissà se ci riusciremo mai. E chi può saperlo? Chi può saperlo? Non lo so. Francamente non ne ho idea. E, e quindi vedremo dai intanto vediamo un po a giugno cosa succederà perché il, il come si può dire per capire cosa farà la nostra società bisogna vedere come si comporterà nel, sul mercato quello è, è fondamentale eh. Eh, mai dire mai nella vita è fondamentale capire come ci muoveremo nel mercato e mh, credo che sia chiaro che andrà via goodmuson eh, questo a meno che io oh, la società non decida per altre cose, ma credo che sia chiaro. Però deve finire lì al massimo. Goodmanson per portare altri giocatori. Allora, un po' come ha fatto Dragosin, l'accesso di Dragosin, no? E, e allora lì capiremo. Eh, chiaro, bisogna un po' vedere, ragazzi. Se vincessimo la Coppa Italia sarebbe un gran bel primo trofeo dopo decenni. Se poi riuscissimo ad andare in conference, magari. Everton media 39.000 allo stadio. Però sai quello che penso io. Ehm, prendere l'Everton, eh, chi è? Ruben Mastro. Ciao. È un nuovo amico. Ciao, Ruben. Eh, quello che dico io, però, ragazzi, ehm, essere una squadra media in Premier o provare a far di più in Serie A, secondo me è più allettante far di più in Serie A, cioè il Genoa ha sulla, sulla carta più potenzialità di poter arrivare in Champions League o qualcosina di più che non l'Everton in Premier, capito? Quindi io non credo, è vero che fa 39.000, lo dici, ci credo però è più appetibile secondo me un prodotto così un Genoa così che non un Everton Chiaro, se ti, questi ti vanno a comprare uno United, ti dico, allora che cazzo parliamo? Ma per prenderti un Everton e, e togliere risorse a un Genoa, che secondo me può, fare, può andare più in alto dell'Everton, io non so. Ecco, quando si giocherà l'Europa e Champions, vedete quanti giocatori cominciano a prendere in considerazione di venire al Genoa. Vedete che avremo da mandarli via invece di cercarli noi. Al ah, Genoa si vince il decimo scudetto nella storia del calcio, Belin. Albert a fine partito l'ha detto per futuro, non so niente, ma mi godo un momento. Quindi sì, anche mezzo sbilanciato, che giugno... Ma dai su, penso che non dobbiamo avere il prosciutto negli occhi per capire che, questi non vanno... che questo va via, dai. Ragazzi, non leggeriamo, Europa League è possibile, ma la Champions... Io attento, non dico la Champions domani, eh, l'anno prossimo. Cinque anni, sei anni, non ho detto domani, ragazzi. Cioè, no... Secondo me è una squadra che è una società che, per pubblico bacino d'utenza, che te lo sta dimostrando, puoi arrivare in Champions League. Ragazzi, con Gasperini siamo arrivati in Champions League, volente o nolente. Solo la differenza reti ci ha condannato perché eravamo in Champions League. Quindi, come ci sei arrivato con Gasperini e con Preziosi, che non mi sembra. A livello dei 777, non vedo perché non ci possiamo arrivare con i 777, ragazzi. Dai, su, cerchiamo di ponderare un po' tutto. Cioè, mettiamoci un po' tutto. Eh. Albert, ok. Diventa dura 2. Ti ripeto, mh, non l'anno prossimo, perché l'anno prossimo forse, forse potremo eh, puntare all alla conference. forse. Eh, però, se comincia a costruire fra 3, 4, 5 anni come hanno detto loro che vogliono stabilmente il Genoa in Europa, non vedo perché non ci si possa riuscire. Ecco tutto lì. Se vinciamo il decimo Scudetto in piazza Corvetto, togliamo il re e mettiamoci su Wonder <ride> è vero, eh, ragazzi? Ma se vinciamo, il... Ma io penso che se vincessimo mai il decimo Scudetto. Festeggiamo altro che a Napoli. Stiamo due settimane in piazza di Ferrari a dormire lì con i saccapelo. Dai su, anzi, non se manco il saccapelo perché è caldo. Veramente, dai. Già anche non mi ricordo, ma Atalanta prima di Gasperini dove bazzicava? Metà... Eh, si giocava la B? O magari mi tengo stretto? Non lo ricordo. Te lo sai, io se... l'Atalanta non mi ricordo, cioè prima di Gasperini era lì metà classifica, provava un po' a salvarsi, poi qualche volta provava ad andare su, ma non ha mai fatto niente, eh. Poi prossimo anno decimo posto firmo Ora. Io prossimo anno, il decimo, sì, è la parte sinistra della classifica. Io, se mi dici sì, ehm, ehm, arrivo decimo l'anno prossimo, sarei contento. Almeno migliorare quello che fai quest'anno. Chiaro che se per qualche botta strana, quest'anno arrivi già decimo, perché comunque c'hai a quattro punti il Monza e a sei la Fiorentina, mi pare, cioè. Non succede, non succede. Ma se dovesse succedere, chiaro che se quest'anno per sbaglio arrivi decimo, almeno il decimo posto lo devi riconfermare. Almeno il decimo, eh, almeno. Però, eh, dai, mm, firmiamo per il decimo posto l'anno prossimo. L la società ha detto che vuole puntare all'Europa, Europa in generale, eh, non sta dicendo Champions Europa, va bene anche la Conference. ecco. Io il prossimo anno prossimo vorrei avere come obiettivi, provare a giocare la conference, poi vada come vada ovviamente, esatto quello penso anch'io eh, provi a giocarti la conference se ce la fai, oh, poi siamo seri noi continuiamo, noi siamo sempre un po' eh, un po' più frenati per il nostro Genoa ma cazzo ci sta riuscendo il Bologna cioè, ora, va bene, ciao Ale buonanotte, va bene tutto però se ci riesce, cioè, se ce la sta per fare il Bologna, non ce la possiamo fare noi, ora mh, vediamo anche l'anno prossimo, questo Bologna cosa farà? Perché poi sono annate che vanno bene, capito? Però, ripeto, c'è riuscito lui, non ci riusciamo noi, dai. E noi abbiamo una società ben diversa dal Bologna, eh. Hai reso l'idea, Riccardo? Sono d'accordo. E quindi se ce l'ha fatta Atalanta ad andare in Champions, ce la può fare anche Genoa? Esatto, senza problemi, dai. Non, non che solo Genoa non ce la devi fare. È perché noi siamo abituati che siamo gli sfigati, che siamo questo, siamo questo, siamo. Che è vero, però anche basta, cioè. Eh... Pensiamo un po' positivi, pensiamo che possiamo puntare a ben più di una conference da qui ai prossimi 6, 5, 6 anni. l'anno prossimo, secondo me, la Serie A sarà più competitiva. Vediamo un tanto chi viene su come si rinforzeranno. Eh. Il Parma può far paura, ma se viene sulla Cremonese, se viene sul Como, vediamo, dobbiamo ancora vederle. Eh dobbiamo ispirarci al modello Atalanta se Genoa vince lo scudetto si farà festa nazionale in più due settimane ad Ferrari a dormire a fare grigliate eccetera, altro che Napoli appunto, Bologna grande culo e eh, ho capito, però intanto ci è arrivato cioè ci sta arrivando, è vero gli sta andando tutto bene, ha azzeccato il giocatore giusto, gli sta andando tutto bene però come ci riesce la, il Bologna, non ci può riuscire un Genoa che ha anche una prospettiva, ha anche un progetto, non è campata in aria così come il Bologna, dai Boh, Erme nello sport la sfiga non incide molto per me. E eh beh, sono tornato. Ciao Phil, dobbiamo essere positivi. Il Bologna ci ha messo anni, ragazzi. Ma non ha mai fatto un cazzo il Bologna, eh, per anni, ragazzi. Cioè, eh, Ludo eh, ci ha messo anni, ma non ha fatto mai niente il Bologna. Quest'anno gli sta girando bene, perché comunque il Napoli fa cagare, l'Atalanta non è nelle migliori condizioni, la Lazio sta facendo cagare eh, la Roma per metà campionato ha fatto cagare, quindi una squadra che ha girato bene come il Bologna gli è andata bene che sono lì, devono ancora arrivare in Champions League però eh? perché questi devono ancora arrivare, c'è un pareggiato a Frosinone eh? ora vediamo anzi ci guardo ci guardo allora il Bologna c'ha 58 punti la Roma ne ha 55, io credo che a breve la Roma faccia lo switch, considerando che la Juve ne ha 62, non credo che il Bologna riesca a recuperargli 4 punti addirittura la Juve, non credo, non lo so, eh, non ho idea, però se io dovessi oggi dire chi va in Champions ci metterei Inter, Milan, Juve, Roma, e il Bologna insieme all'Atalanta, Europa e Conference, allora sì. Mh, Occhio al Napoli, perché comunque il Napoli c'ha 48, l'Atalanta 50, rischia l'Atalanta di star fuori da tutto. Però, ecco, io la vedo così. Beh, devono incrociarsi degli altri Zirx, Orsolini al top, Centrocampisti che segnano Calafiori che si è scoperto centralissimo. È quello, cioè, eh, devono unirsi, tanti puntini di nuovo, tanto l'anno prossimo Zirx porta via i coglioni sicuro. E Orsolini non farà di un'altra un stagione così, Calafiori uguale, cioè, eh, Tiago Motta, arrivederci ai suonatori, eh, dai, su. Poi, Bologna arriverà all'Europa League se va bene. Dopo la Genoa nascerà zona Doria. <ride> Ciao Ste, buonasera, buon suaste. E, e quindi dico, vediamo cosa farà il Bologna. Però, ci riesce il Bologna, c'è riuscita l'Atalanta, c'è riuscita anche l'Udinese ad andare in Europa, ragazzi, negli anni. Cioè, e non vedo perché noi dobbiamo essere sempre quelli, eh ma il Genoa, come fa il Genoa ad andare in Champions League, come fa il Genoa ad andare in Europa, cioè, non lo so cerchiamo di perdere questa aurea negativa che por ci portiamo sempre dietro basta ma mi fate ridere aspetta questa mi piace eh, si sa già che tra due anni si andrà in B e i 777 svendono il genere a quel punto siamo quattro anni prima quindi ragazzi i sogni teneteli basta che illuderci ci vuole poco Beh, mi fa piacere che pensi che andremo in B fra due anni io penso che ho scommesso ho scommesso scommetto che fra due anni c'è in B il Monza pensa un po' Per dire no, e, e tu dici che noi saremmo in B in Europa, c'era dato anche il Sassuolo. Infatti, ma poi in Europa ci siamo andati anche noi. Ragazzi, ripeto, siamo andati in Champions League. È che per la differenza reti non ti hanno mandato: ha mandato la Fiorentina, ma c'eravamo anche noi. Stessi punti della Fiorentina quindi, o oh, lo sconto diretto, ora non mi ricordo. Forse per lo sconto diretto, quindi, mh, come c'eravamo andati una volta, non vedo perché non ci si possa tornare, soprattutto con questa società. Quindi... Ma poi, mica solo il Sassuolo, eh. Pensa quante sono andati in Europa. E non è che stiamo parlando di big europee, eh. Io l'ho già detto prima, Ste, quando tu non c'eri ho messo la conferenza post-partita di Gila e mettevano la classifica. Le ultime tre di adesso, secondo me, sono quelle che vanno in B. Posso fare una variazione e metterci il Verona e tirare fuori... Boh. più il Sassuolo che il Frosinone, però... Salernitana... Però io secondo me, che lo dico già da un qualche settimana, Salernitana, Sassuolo, Frosinone. In Europa c'erano andati anche nel 2015. E eh sì, vabbè, appunto. Però io parlavo della Champions addirittura, eh. eh. Simone Genova, il semenzana direbbe... Menagramo ad un menagramo. Ma la licenza... Sì, sì, va bene. Ottimismo e godiamoci due stagioni eccezionali. Allora speriamo che si avveri quello che dici. Ma io lo spero, raga. Il Sassuolo si salva. Boh. Boh. Sai senza umberardi senza mezza scuola cioè boh l'unica è se crolla al verona eh, che dopo e oggi secondo me ha preso mh, potrebbe aver preso un colpo mica da ridere al eh, verona ma sicuramente riusciremo a giocarci qualcosa ma secondo me tra due anni mica l'anno prossimo Sì. Sì, ma infatti ludo eh, la società ha detto che l'anno prossimo vuol provare secondo me se ci va di culo puoi arrivare in conference se ti va di culo però stai costruendo eh, ragazzi stai costruendo eh? e quindi eh, piano piano comincerai il general seconda squadra che ha preso più palle attraverso in serie A poi Albert la prossima Firenze farà gol magari glielo dovrebbe dedicare con una maglia dicendo ve l'ho messa di corsa ma penso che rischia la squalifica e eh beh vedi tu se fanno una roba del genere non saranno molto contenti capito io spero che faccia gol e e finisce lì, poi. Ma la cosa buffa, veramente. Ma è quello che per quello bisognerebbe anche ognuno avere un po' la testa e ragionare un po' proprio con la propria testa, no? Ma secondo voi la Fiorentina, visto che si parla di Gudmundsson e Gilardino, che sono già della Fiorentina, ma secondo voi la Fiorentina è una squadra? Eh... Come posso dire? Eh... Su cui un giocatore può puntare come sua massima aspirazione la Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che è per adesso un gradino sopra di noi. Cioè, non è che eh, stai arrivando al top club. Eh, quindi io non la vedo. Cioè, boh, ma sarò io un coglione, non lo so, ma... ripeto a Goodmuston come è successo? Venisse fuori l'Inter, posso crederci di più. Anche se non ci credo perché, secondo me, se va via, va via all'estero perché ti devono dare del grano. Ciao, Eros, buonanotte. Tanto tra un po' andiamo anche noi. Però, pensare che un Goodmanson possa pensare che la Fiorentina sia il punto d'arrivo, francamente, anche no, ecco. Ricordiamoci che dobbiamo un mercato estivo inattivo? Assolutamente, me lo ricordo perfettamente. Ehm, per quello, secondo me, il Goodmanson 40 milioni ti porta, ti porta bene. Perché ti puoi confermare Vitigna 20 e così via, e sei in positivo, eh, quindi non hai quei problemi. Immagina quando è mai è andata di culo. A parte oggi che è andata leggermente meglio a livello di fortuna: zero infortuni e vittoria con un gol di Ecuador. Che neanche lui aveva capito di aver segnato. È vero, è vero. Phil da noi non succedono queste cose. Però, cazzarola, girano anche a noi, eh. La Fiorentina, oltre che essere buona fatta, buona fatta la griglia è una squadra al pari nostro. Forse noi abbiamo una società più forte. È per quello. Ehm, io non la vedo. Questo ti dico, punto di arrivo per un giocatore l'allenatore posso pensare di dire vabbè, faccio ancora un passetto prima di andare in una grande squadra. Ma non ma, cioè non io io fossi Gilardino visto che si parla di un rinnovo da un milione e mezzo al Genoa, cioè non si sta parlando di spiccioli, Gilardino si parla di un milione e mezzo al Genoa. Vai alla Fiorentina, magari te ne danno 1.8 per cosa? prova a costruire una squadra che ho creato io da zero, visto che mi assicurano hanno detto che vogliono puntare all'Europa e io faccio il, e ci provo e mi diverto sicuramente di più. Sei amato, qua conosci l'ambiente. Comunque come il presidente più ricco della Serie A dopo quelli del Como e questo non lo dico io ma Forbes. Però se fosse così fenomenale non sarebbe questa Fiorentina qua, eh, ragazzi. Ricordiamoci che ha tipo sei punti più di noi, eh. Questa Real Fiorentina, mettiamoci anche questa. La Juve è stata a prendere la Reteghi, Zirx e Calafiori e Cup Miner. Si, sì, questa quando è uscita, guarda, ho riso di nuovo. Ogni giorno ne esce uno che la Juve compra tutti, 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 tutti. Non si sa con quali soldi, però li compra. Comunque, l'Azovic è rimasto grifone, ha fatto un bel assist a Ecuba. Commissario, pieno di soldi. Buonasera, ragazzi, forza Genoa. Ciao, Ludo buonasera gian tornato adesso da verona come va ciao dario ti com è comandata ti sei divertito Hai visto che è andata bene albert se va all'inter fa della grande panchina e non scemo che sceglie una piazza dove praticamente non giocherebbe mai con tutta la gerarchia che c'è in quella squadra quindi andrà all'estero di sicuro io la penso esattamente come te leo se non è stupido per andare all'inter me ne vado a giocare in premier vado a giocare a titolare da qualche parte e è già più forte dell'inter e, e quindi io non credo che sia così stupido da andare all'Inter e credo che la società generale non sia così stupida di svenderla, in di svenderla in Italia, o a meno che per qualche motivo l'Inter vende, che ne so, Lautaro a 100 milioni, allora vedete te ne da 40, allora potrebbe essere, ma se no... Eh, se prende Kub la Juve qualcuno cederà. La Juve venderà lo stadio per comprare i giocatori. Kub Miners, forse l'Atalanta 50 milioni, non parte. Ne ha venduti 80, però i runde, ragazzi. 80 ne han presi. eh. L'Italia crede ancora di poter competere con le altre big europee. Veramente mi fa ridere. Mancini, cosa ha combinato con la maniera col topo? Ne sapete qualcosa? E sì, perché è andato a esultare sotto la. La curva della Roma avevano questa bandiera con i colori della Lazio e il topo in mezzo. Lui sta bandiera, ha dato questa bandiera, l'ha sventolata. E quindi adesso per la questione Lega, la Lega decide, decide, dovrebbe decidere di squalificarlo, penso, perché appunto ha fatto una un'uscita un po' infelice. E quindi lui ha chiesto scusa già tramite i canali della Roma perché ha detto: Ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Ci può anche stare, però giustamente c'era. Oggi sentivo Ciccio Graziani. Se sapete chi è Ciccio Graziani, che eh, diceva che, però, se è un professionista, certe cose bisogna starci attenti. E quindi, boh. Benin, per una volta mi sono visto il Geno vincere. Siamo veramente una tifoseria unica. Comunque, Verona è imbarazzante. Solitamente i corri di casa li senti. Ma come l'Inter, silenzio assoluto. Domani a casa loro. Dominati a casa loro. Sì, è vero, è vero. Si sentiva solo il Geno. Mi fa un po' paura. Gli interessamenti della Juve perché a Genoa piace molto Barancia, che è loro. Ho capito, Ste. Ma devi vivere anche con, con 40 cucuzze. Cioè, Barancia quanto ne potrà valere, Benin? O ci va l'Inter per 18.000 stagioni. Magari accetta anche se si mette zitto in panchina, come ha fatto Perrina all'epoca. Vabbè, ah, se si vuole rovinare la carriera, può fare così. Eh. Eh, va lì, fa della gran panchina, eh, però, aspetta, eh. Quindi se, se accetta di fare della grande panchina, mh, solo per i soldi, può farlo. Eh. Oh. Comunque se la Juve mi dà 20 milioni più Kin per Gudmundsson, per me è un affare. Ma io ti dico, anche se mi dà Chiesa, vi devo dire la verità. Già a questo punto, chi va giù tra Verona, Frosinone e Bellina è una bella sfida. Secondo me è il Frosinone, Dario. Io continuo a sostenere Salernitana, Sassuolo adesso perché è da un po' che lo metto, e Frosinone. Ciccio Graziani spesso dice cose senza senso. Mi piace Bruno Longhi, che quando parla del genere, ne parla sempre come un grande lo stimo, secondo me li ha detto bene, cioè comunque sei un professionista, devi anche un po' stare attento a quello che fai, perché eh, è un attimo eh, che, che poi ti sputtanano, è un attimo che poi ti fanno il culo, e quindi secondo me ha ragione, ha perfettamente ragione Ciccio Graziani in questo contesto, poi per altre mille cose, eh, ciao Lu, ma tanto andiamo tutti, guarda, ma è un giocatore che non viene a girare, era per dire... Uh, Phil era per dire non ho detto che viene che poi non so quanto prendi stipendio quindi non ho idea però se mi dicessero ti do chiesa più 20 milioni per Gudmundson cazzo ma glielo porto io a Gudmundson e mi prendo chiesa eh. Barancea potrebbe valere 10-14 giovane come l'acqua e ho capito ma allora se tu mi dai Barancea e mi dai 30 milioni di euro te lo do se no me lo tengo se no lo do da un'altra parte fine sì, sì, quello in quello sì. Nessuno batterà mai la corsa di Mazzone, fantastico. Bruno Loghi aveva commentato Liverpool-Geno in diretta. Era Bruno Loghi che ha fatto Liverpool-Geno. Io mi ricordo, mi ricordo il grande Pizzul in Genoviedo. iedo andrà via? Spence verrà riscattato? Vitigna 25 milioni è tanto? Penso che Genoa debba trattare prima di scattare l'acqua. Sì, sì, si sì, tratterà. Come ha fatto con Apps. Io penso che Vitigna lo può portare via a 20. Frendrup secondo me non va via. Spence... Se gira, non lo fa giocare. Che cazzo lo riscate a fare? Ecco, fine. Questo dicevo, fine. Non lo so. Certo, avevo capito male. Sì, sì, ok. Fil di chiesa. Sabelle Vogliacco, ai saluti. Anche Ups, mi sa che saluterà giugno. Penso anch'io. Però Vogliacco, penso che lo diano più in prestito che non cederlo definitivamente. Secondo me. Io penso, no, che Sabelle magari possa rimanere come panchina e. e. Boom. Questi scambi non mi interessano. Vabbè, si faceva per parlare, Phil. Sì, vero, Grandi Longhi, perché svalutano il valore del giocatore. Ho capito. Però sai, eh, cioè, un, un Chiesa, secondo me, è veramente un giocatore importante, ragazzi. Cioè, Ora, non scherziamo, va bene. Ha avuto problemi fisici, ha avuto tutto quello che vogliamo. Però, ragazzi, secondo me è un bel giocatore, Chiesa, eh cioè ci leccheremo le dita a prenderci il problema è che Vitigna lo stai vedendo troppo poco per poter spendere 25 milioni è quello, stai. bisogna vedere cosa vorrà fare Gilardino. Gilardino perché se il Gira me lo fa giocare allora puoi anche capire se non me lo fai giocare che cazzo non lo so, tanto oggi ragazzi è scattata l'obbligo di The Winter eh? perché mancava giusto l'obiettivo della presenza, no? quindi credo che anche The Winter sia con obbligo, fine ma com'è sta Barencia? L'ho visto l'altra volta non lo so, ne parlano tutti perché sai, essendo della Juve ne parlano tutti come uno buono. Non è che ho seguito il campionato, quindi non ho idea. Eh, ah, ok, Phil. Sì, sì, sì. No, ma quelle sono cose ridicole per quello. Eh, quando ho sentito di Carboni, veramente mi sono messo a ridere, dai su, veramente non si può guardare, veramente no, no, no uno scambio così non ha senso. Mi dai 40 milioni più carboni allora ne parliamo. Non che te ne do 20, 25 per carboni, ma niente, lo sto carbone perché se fosse un fenomeno sarebbe l'Inter. Quindi, Giango, diamoci naturalmente la vittoria e la salvezza ufficiale di stasera, ma così in maniera esotica, come la vedi con la Fiore? In maniera esotica ci andremo in ciabatte a capatoio. Io andrei lì solo per rompergli i coglioni e basta, cioè per cercare di non farti giocare, per cercare di non farti fare punti, ma non me ne frega un cazzo, Non puoi vincere anche 4-0 che non me ne frega niente. Perché voglio fare tutti i punti possibili in casa. Voglio cercare di fare punti con, eh, con la Lazio in casa. Eh, voglio fare punti col Cagliari, col, col Sassuolo e col Bologna. Se io raggiungo, faccio 8 punti di queste quattro partite, posso perdere a Firenze, a Milona, Milano e a Roma. Non me ne frega un cazzo, pensa un po'. Voglio solo andare lì a rompergli i coglioni a tutte e tre, ma rompergli i, co i coglioni. Proprio dai, capito. Poi Albert penso se fa ancora 4-5 gol poi chiedete 40-55 e in Italia nessuno ti dà quei soldi, quindi adesso è l'80%, penso anch'io, anche perché secondo me ad oggi ci sei già a 40, minchia ha fatto 12 gol su qua ragazzi e ha fatto due mesi che sta giocando di merda e comunque ha fatto 12 gol, pensate l'importanza che ha questo giocatore. Eh, non, puoi, non puoi pensare di non darlo per 40 almeno e io vorrei sapere in Italia chi è che ha 40 milioni da spendere ragazzi dai su non diciamo minchiate quindi quando usciranno i biglietti per Firenze che ho già preso l'appartamento non lo so e usciranno mercoledì penso non lo so a me Firenze ricorda la retrocessione in serie B quindi non ci vado perché, quando abbiamo fatto lo spareggio col Padova, eravamo a Firenze. Tutta quell'acqua che ho preso per vederli perdere agli Iegori, poi ancora peggio. Quindi, anche no. Poi per dire: Partita inutile, cazzo, ci vado a fare. A Firenze, per me, Gira farà un po' di turnover. In casa con la Lazio, farà partita vera. Io credo anche, e lo farei, fossi lui. Perché almeno in casa voglio vincere con la Lazio. E oggi la Lazio è battibile, eh? Perché. Non mi sembra questo squadrone imbattibile, per cui io farei così. Mi vado a mangiare una Fiorentina, tanto. No, quello fai bene, assolutamente, perché almeno vai a mangiare della carne come si deve. Ti farai una bella trasferta, perché comunque è bella, cioè a parte tutto. però. Mh... Sì, sì, commento di Bruno Longhi e l'ex tecnico Giacomini. Minchia, sei rimasto ancora serpico a Liverpool Genoa? Mi sono tagliato. Va bene, ragazzi. Allora, appuntamento mercoledì, mercoledì. Ora eh, non mi ricordo. A Firenze. Quando giochiamo? Sabato, raga. Che voi sapete tutto? No, lunedì, ora che ci penso. Mi pare. Infatti, il 15 alle 18.30. Lunedì 15 alle 18.30. Quindi, eh, vabbè, ci vediamo sicuramente mercoledì. A quel punto ci vedremo domenica sera, così facciamo anche le prepartita. E... Ah, ok, Serpico. E... Ci facciamo le prepartita domenica e poi ci facciamo il post-partita lunedì sera, ovviamente. E... e vabbè, andiamo avanti così per la, per la nostra strada. Dai. dai, ragazzi, allora, intanto eh, vi ringrazio per la splendida serata, che eravamo anche tanti, ragazzi, 50 e passa persone. Eh, sono contento, ci siamo divertiti. Eh, ci vediamo mercoledì, quindi saluto intanto gli amici di YouTube. Stefano, Leonardo, Phil, Fede, Laludo, Maurizio. Aspetta, vediamo se mi ricordo tutti. C'è stata Anna Maria, Leonardo, l'ho già detto. Eh, beh, se esce qualcun altro lo vedremo. Gli amici di Twitch, inimitabili. Serpico, Riccardo. Eh, eh, no, ma sono ancora qua, Ricchi. Eh, però quelli di Twitch li saluto dopo perché ora saluto quelli di YouTube, ragazzi. Eh, che fai l'appello? No, Fede, però salutarvi ormai siete amici, quindi salutarvi mi fa piacere. Capito? Eccola qui l'Anna Maria, grandissima Anna. Eh, però visto mi sono ricordato di lei perché è stata la prima a scrivere stasera o la seconda la seconda anzi anche un, quel simone che stasera si è incazzato su youtube ha cominciato a dire un po di tutto a tutti anche lui ovviamente lo saluto e lo ringrazio quindi intanto raga saluto quelli di youtube e ci vediamo mercoledì sera ok eh, sì un orario abbastanza cerchiamo di essere un più presto ma va bene così più o meno dai quindi raga eh, grazie a tutti e saluto intanto quelli di youtube ciao